Allora, dopo le comunicazioni di servizio, appunto, io modererò questo convegno, che mette in luce gli aspetti fondamentali della normativa rispetto al decreto rilancio. Articoli 119 e 121 verranno presentati nel dettaglio dal direttore dell'ANCE nazionale, il direttore dell'area fiscale Marco Zandonà, che darà sicuramente a volo d'uccello un pochettino una panoramica degli aspetti normativi. Che sono cruciali e fondamentali. In merito agli aspetti normativi al decreto rilancio, le aspettative da parte del Paese, dal mondo delle imprese e dal mondo dei professionisti sono elevatissime, ma lo sono anche nell'ambito del recovery fund. Ci si aspetta appunto una ripresa importante dell'edilizia, proprio grazie a questa modalità nuova, dettata appunto dal decreto rilancio, che rispetto ai precedenti ECO e Sisma Bonus ha aumentato la percentuale di detrazione e ha aperto al mondo bancario. Queste due posizioni, che andranno poi viste nel dettaglio, hanno sostanzialmente aperto o slacciato un sistema che era comunque imbrigliato in una serie di lacci fino al luglio del 2020. Poi, con i decreti post-Covid, c'è stata questa importante apertura e devo dire che il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, ha recepito fortemente le azioni del mondo delle imprese, in particolare dell'ANCE nazionale, che ha fatto sin dall'inizio, dai tempi del Sisma Bonus, quindi del gennaio del 2017 e degli anni successivi, una forte azione di advisor e nei confronti del governo, proprio per mettere in luce le criticità principali che in effetti evitavano al sistema di partire, perché di fatto il sistema era già abbastanza funzionante prima di questo decreto rilancio. Il problema è che non decollava e quindi le numerose osservazioni, valutazioni effettuate dal mondo delle imprese e dal mondo dei professionisti, devo dire, ma l'ANCE sicuramente ha svolto, direi io, un po' vissuto le dinamiche a Roma di questo dibattito, sono state cruciali, sono state recepite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e quindi quando c'è stata l'apertura a fondi diversi, diciamo, con il post-Covid, il mondo della politica non si è trovato impreparato e di fatto è riuscito a dispiegare in poche pagine, a inserire quei contenuti fondamentali che erano sicuramente sul palmo delle mani ormai da mesi se non da anni e quindi di fatto sono state prontamente recepite. È chiaro poi che le declinazioni successive affidate al decreto dell'Agenzia delle Entrate del 5 agosto, il 24 è affidate al decreto dei requisiti dell'8 agosto, un decreto interministeriale. Alcune declinazioni sono ancora da oleare perché è chiaro che il mondo purtroppo del legislatore, quindi Parlamento, i ministeri che vanno nel dettaglio, i vari ministeri che vanno nel dettaglio, quindi il MISE e il MIT, purtroppo non hanno a volte un sistema di dialogo efficace per cui ci si potrebbe trovare nelle condizioni, e così è attualmente, di avere delle diverse interpretazioni. Stiamo parlando di piccoli dettagli e piccole punte di capello che però sicuramente in questo momento qualche freno lo mettono, qualche. Ecco, quindi questo cappello mi sentivo di darlo doveroso, proprio per dare un pochettino il punto di vista dello stato attuale delle cose. E passiamo quindi alla giornata. Il panelist prevede appunto l'intervento e i saluti del dottor Andrea Moretti, che è il presidente di Ferrara Fiera, e poi ci saranno gli interventi di dettaglio di Marco Zandonà, il direttore dell'area fiscale, dell'ingegner Fornaciari, che è il tesoriere dell'ANCE Emilia, dottor Marcatilli di Nomisma, ingegner Masserenti, vediamo se in ordine cronologico, in funzione dell'impegno di cui citavo all'inizio, l'ingegner Massaro, che è il responsabile dell'area edilizia dell'ANCE nazionale, Marco Mari, che è il vicepresidente del Green Building Council d'Italia, con i saluti e le conclusioni finali del vicepresidente dell'ANCE Emilia, Adriano Paltrinieri. Io darei in questo momento la parola al dottor Moretti per i saluti introduttivi. Prego.
Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a questa ennesima giornata di lavoro. Ormai siamo giunti all'ultimo giorno di Remtec Digital Edition, un evento pieno di contenuti, intenso, aperto e coinvolgente, nato e cresciuto interamente su piattaforma digitale per la necessità di dotarsi di un nuovo strumento di condivisione, a seguito di un allarme epidemico ancora in corso, peraltro, nel nostro paese e nella comunità internazionale. Ma questa scelta è diventata a suo tempo una vera e propria scelta strategica di Ferrara Fiere, che ha permesso di portare ad un pubblico nazionale e internazionale la prima piattaforma digitale mondiale dedicata ai temi dell'innovazione, della sostenibilità e dello sviluppo sostenibile dei territori. Ecco, queste sono parole e concetti molto belli presi singolarmente, ma diventano magnifici nel momento in cui vengono coniugati. Questo può avvenire solo grazie a specifiche professionalità e aggiungo anche a preziose vocazioni di chi come voi è coinvolto in questa attività. Dal canto suo, negli anni, Ferrara Fiere si è distinta per alcune esposizioni tematiche, quali il Salone Internazionale del Restauro, che opera nel settore del patrimonio storico-testimoniale, oppure Futurpera in quello dell'agroalimentare, o la nuovissima Silogy che si occupa della tutela del mare. E quindi è ormai evidente che Ferrara si candida a diventare un punto di incontro internazionale per l'innovazione, la sostenibilità al servizio del paese e della comunità internazionale. Io personalmente sono molto onorato di ospitare, di Ferrara Fiere Congressi, questo importantissimo evento che celebra la professionalità, le competenze ed il lavoro di grandi professionisti. E con questo io vi ringrazio di nuovo, vi lascio al vostro lavoro e vi auguro veramente di trovare il meglio da ciascuno di voi con questo bellissimo e grande confronto. Grazie. Grazie a lei, dottor Moretti. Sì, devo dire che Ferrara Fiere ha colto nel segno una decisione importante, ha centrato l'obiettivo, quello di scegliere in giugno poi una piattaforma per organizzare un evento fieristico barra tecnico-scientifico. Nel senso che inizialmente eravamo tutti un pochettino preoccupati del funzionamento, ma oggi devo dire che è l'ultimo giorno di una settimana in cui ci sono stati circa 150 webinar, congressi, perché in alcuni casi ci sono stati anche, c'è stato un popolamento che ha raggiunto punte di centinaia per ciascun webinar, quindi immaginate che giro di utenza all'interno della piattaforma. E io come coordinatore scientifico all'interno del Remtec devo dire che il successo oggi lo possiamo sigillare, nel senso che non ci sono state particolari criticità e ancora di più devo dire che probabilmente ormai l'utenza è matura per un tipo di rapporto con il mondo del lavoro in questo modo, cioè quello dell'utilizzo dei sistemi digitali e quindi di piattaforme a distanza. Premesso che comunque il rapporto umano e sociale sarà sempre e comunque privilegiato, ma questo è un modo molto sostenibile e molto, diciamo, cosmopolita per poter affrontare tematiche di questo tipo, perché abbiamo avuto connessioni da 74 paesi del mondo, quindi praticamente da tutto il mondo, soprattutto su tematiche molto tecniche e scientifiche, e quindi di fatto il sistema ha vinto. In futuro, chissà, potrebbe essere il combinato disposto di un sistema dal vivo e di un sistema digitale. Chissà, forse stiamo introducendo un nuovo modo di fare attività di questo tipo. Quindi, comunque complimenti al presidente Moretti perché la visione è stata di largo respiro. Ecco, chiedo scusa, mi inserisco di nuovo perché io voglio ringraziare a nome di tutti quanti lo staff straordinario di persone che ha lavorato per mesi per preparare questa cosa qua e al quale va un grandissimo applauso virtuale. Hanno condotto un vero e proprio esperimento con consapevolezza e competenze. E oggi ne possono già misurare i primissimi risultati. Hanno creato un precedente che probabilmente, anzi ormai sicuramente, farà scuola. Per cui
grazie a tutto lo staff che non sono in grado di elencare nome per nome, ma sappiamo che siete in tanti, molto bravi. Di nuovo, buon lavoro. Grazie, mi unisco assolutamente il ringraziamento e dico anche che in questi giorni sono stati contattati da associazioni internazionali per capire in che modo assumere questo tipo di piattaforma. Quindi stiamo veramente ad un livello molto, insomma, Ferrara può essere, si può esprimere davvero un'eccellenza in questo momento, in questo ambito. Ecco, passiamo la parola al presidente Giancarlo Raggio, il presidente di ANCE Emilia. Area Centro. Allora, Presidente, sicuramente le aspettative ci siamo, noi ci conosciamo, abbiamo un rapporto che va ben oltre, diciamo, il convegno di oggi, quindi di fatto ci siamo più volte detti nei vari incontri precedenti anche al Covid quanto fosse importante per il mondo dell'edilizia un tipo di intervento massiccio da parte del legislatore, un intervento decisivo. Probabilmente, devo dire, se tornassimo agli incontri che facevamo, non so, non dico un anno fa, ma 7 mesi fa, prima del Covid, non avremmo immaginato tanto. Cioè, le aziende in generale, il mondo delle professioni, non so se a febbraio avremmo mai potuto dire, no, guarda, un domani abbiamo a disposizione strumenti così forti, così decisivi per poter risollevare il sistema. Prego. Presidente, il microfono. Mi sentite? Penso di sì. Bene, buongiorno a tutti, ringrazio e mi complimento con Rente che ha avuto la capacità di reinventare questo importante appuntamento annuale in periodo di Covid e, come diceva giustamente Loffredo, è stato molto popolato e apprezzato, quindi mi complimento ancora. Mi complimento anche per questo webinar che stiamo facendo adesso, è importantissimo, è un tema nodale. Tema nodale perché, come stava dicendo adesso l'architetto Loffredo, mai siamo di fronte a un'operazione economica come questa. Non c'è memoria dei numeri che stanno scendendo in pista e dobbiamo saper cogliere al meglio questa opportunità. Opportunità per un settore che ha un enorme bisogno di lavoro e mai come l'Italia ha bisogno, l'Italia intera, ma anche i nostri territori, di efficientare sia sismicamente che energeticamente i fabbricati. È chiaro che non dobbiamo però perdere di vista la concretezza, perché la legge 24 regionale impone l'azzeramento del consumo del suolo, perché in sostanza è così. Quindi bisogna fare della rigenerazione. Per fare della rigenerazione servono enormi risorse, l'ecobonus e il sismabonus danno una bella mano, però dietro questo ci devono andare tutta una serie di azioni che notiamo che non sono ancora state messe in campo e dopo entro meglio nel merito. Però un altro tema che ANCE sta sollecitando continuamente dopo sicuramente anche Zandonà o Massaro ne parleranno, ANCE sta significando al governo che non può essere l'arco temporale del 31-12 del 2021 questa riforma, questi aiuti alla rigenerazione. Dobbiamo come minimo avere una visuale molto più lunga, sia in termini di ristrutturazioni, ma se parliamo di rigenerazione, cioè demolizione di fabbricati, ricostruzioni, dove entra in ballo il bonus acquisti, voi sapete, voi capite, me lo spiegate meglio voi di me, che i tempi tecnici per acquistare un fabbricato dismesso, progettarlo, ottenere le autorizzazioni sia comunali che sismiche, edificarlo, finirlo e poterlo vendere entro una certa data, non può certo essere
il 31/12/2021, ma forse anche i due anni che qualcuno ha prospettato come proroga non sono neanche quelli forse esaustivi. Quindi innanzitutto speriamo, e credo che anche nel convegno di oggi emerga il fatto di sollecitare a grande voce, perché se no in realtà non si dà una risposta concreta al tema della rigenerazione urbana con questi ecosisma bonus, perché si rimarrebbe a metà del guado o una cosa molto parziale. Dicevo, poi non voglio farla lunga perché ci mancherebbe altro, i relatori che sono stati così invitati oggi sono in grado di essere molto più esaustivi di me, però sono temi che come associazione viviamo quotidianamente, è che anche nei fabbricati esistenti l'ecosisma bonus molto spesso non sono sufficienti per una rigenerazione totale del fabbricato, perché ci sono delle opere che non sono finanziate, ci sono solo i bonus al 50%, quindi vuol dire che i proprietari devono in ogni modo metterci delle liquidità, e spesso ci sono delle famiglie che non sono in grado di mettere in campo queste liquidità. Quindi, come tra l'altro la legge prevede, potrebbero le amministrazioni comunali prevedere degli incentivi, dando dei premi volumetrici a questi fabbricati, che ormai non potendo realizzare in loco, perché stiamo parlando di fabbricati esistenti, eccetera, possono essere in ogni modo una moneta che viene pagata al costruttore cedendogli queste edificabilità, questi premi volumetrici, che sicuramente possono decollare in aree che le amministrazioni comunali possono mettere in campo o stringere degli accordi con privati che sono in possesso di queste aree. Perché senza questo ulteriore passo mi rendo conto, dalle informazioni che ricevo, che ci sono condomini che non riescono a fare quel salto che serve. E purtroppo il patrimonio edificato è grande, perché anche nelle nostre zone 82, 85, 87% delle famiglie dispone già di un alloggio, però sono alloggi datati, alloggi senza ascensore, alloggi che hanno problemi sismici, non hanno nessuna capacità antisismica, quindi sono completamente da efficientare, quindi servono operazioni ben studiate. E il tempo, con quei tempi che sono previsti nell'attuale legge di incentivi con l'ecosystem bonus, non permettono operazioni così lunghe che permettono all'impresa di essere in contatto, fare preventivi, fare tutto quello che serve, ragionare con le amministrazioni. Quindi penso che serva in ogni modo, e qui mi fermo, tempi più lunghi. Vi ringrazio della possibilità che ci avete dato come associazione di poter esprimere il nostro parere su questo importantissimo tema. Ringrazio i relatori che seguono, perché sia il dottor Sdandonà, che uno dei nostri punti di diamante come associazione, stessa cosa vale per Massaro, poi ci saranno gli interventi invece di Fornaciari e di Marco Mercatini, che ci spiegheranno invece questo invece importantissimo accordo che come ANCE Emilia abbiamo stretto per supportare le imprese affinché siano in campo per poter presentare ai condomini, ai privati, insomma, chi si propone un prodotto che a costo zero gli permetta di usufruire del bonus 110, proprio perché crediamo che sia importantissimo, abbiamo investito tantissimo tempo, sia importantissimo cogliere questa opportunità. Quindi io vi ringrazio, buon lavoro. Do la parola all'architetto Lofredo. Nel frattempo spengo la telecamera, così tolgo un po' di segnale, non so se si sta funzionando tutto bene, però ormai perfetto. Grazie Giancarlo, grazie al presidente. Sì, il suo punto di vista è importante rispetto ai tempi. I tempi sono stretti, però a Roma ormai si stanno facendo nei confronti del legislatore osservazioni di questo tipo. In Italia negli ultimi anni abbiamo avuto diversi crateri sisma, l'Emilia è ben ne è uscita da uno, sisma 2012, nel centro Italia ce n'è un altro 2016, c'è l'Aquila 2009.
Domanda, com'è possibile, rispetto a edifici che sono inagibili, quindi non abitati, avere difficoltà di mettere in campo con contributi al 100% in pochi anni interventi di efficientamento energetico e sismico, perché sono sempre accompagnati da interventi di efficientamento energetico, quelli sismici, se quindi in tempi di guerra, se in tempi di pace, cioè con gli utenti all'interno delle abitazioni, è possibile pensare di risolvere tutto in un anno e mezzo. Non ci siamo. Quindi, poiché questa osservazione è ben nota al governo, è ben nota a tutti i ministeri, a tutti i livelli, l'unica differenza è che lì il contributo viene dato a valle di un'istruttoria. Qui, diciamo, se lo vogliamo diciamo, definire un contributo, non è a valle di un'istruttoria, e a volte può essere più un male che un bene, perché nel dubbio molti utenti spaventati dal mostro dell'Agenzia delle Entrate piuttosto non fanno o aspettano, no? Regole di ingaggio sempre più di dettaglio e più chiare. Quindi questo è un aspetto che abbiamo assolutamente evidenziato e che è ben, di cui il governo per fortuna è ben conscio, perché i sismi sono lì ancora aperti, e che è il punto su cui fare leva. D'altronde il Recovery Fund nelle linee guida, quella del 16 settembre, è messa in luce due aspetti: resilienza e transizione energetica, a parte tutti gli altri della sanità. Come è mai possibile utilizzare una somma di denaro che supera i 300 miliardi di euro se non attraverso l'aumento della resilienza, passando per il miglioramento sismico e l'efficientamento energetico del parco immobiliare attraverso l'eco bonus? Questo anche è nell'agenda in modo chiaro dell'Europa e del governo, e quindi mi sento di dire che il periodo di tempo diventerà molto più lungo, questa è una previsione, poi sicuramente tra qualche anno verrò smentito, dei 2 anni in più che attualmente già si stanno iniziando a pensare di introdurre all'interno della prossima finanziaria. Quindi di fatto, perché è evidente che non può essere in modo diverso, perché la storia degli ultimi anni insegna, e quindi di fatto è così. Ora, ciò detto, passo il testimone al dottor Zandonà, all'amico Marco, siamo tutti in un clima, diciamo, di amicizia con i relatori, quindi duro lavoro negli ultimi anni, che ci darà un punto di vista, come abbiamo detto prima, a volo d'uccello, un overview dell'asset normativo legato al superbonus. Prego, dottor Zandonà. Sì, buongiorno a tutti. Ovviamente ringrazio dell'invito sia il presidente del Rentec che di Ancemilia, ovviamente anche l'amico Gianluca Loffredo. E devo dire, ormai vengo da anni al Rentec, quindi sono molto affezionato e partecipo con piacere. Questo è il primo anno, diciamo, via web, però la trovo una manifestazione all'avanguardia e sempre molto sul pezzo. Ovviamente io, il mio intervento è un po' una panoramica, visto il poco tempo a disposizione, sul funzionamento del meccanismo del 110%. Ricordo che è un provvedimento molto importante, che è preso ad esempio in tutta Europa, perché per la prima volta si dà un beneficio fiscale superiore a quello che in questi casi sono le spese sostenute, ma per una ragione importante, perché l'interesse pubblico alla riqualificazione, al risparmio energetico e alla sicurezza sismica del patrimonio edilizio esistente prevale su quello che è sostanzialmente il costo per l'erario di questa agevolazione, che dura 18 mesi e che è stata stimata in 6 miliardi di euro e che ovviamente può attivare investimenti che noi come ANCE stimiamo in 22-23 miliardi, tenuto conto anche di tutto l'indotto. E il cuore del provvedimento è proprio che si supera il problema finanziario collegato a questi benefici fiscali, che agevolano maggiormente i soggetti con maggiore capacità reddituale. Questo problema non c'è più, perché il meccanismo generalizzato dello sconto in fattura e della cessione del credito superano questo ostacolo del fatto che prima devo pagare e poi posso recuperare in dichiarazione dei redditi solo se ho imposte da pagare, comunque una redditività in cui la famosa detrazione d'imposta riesce ad essere assorbita. Quindi superato questo problema, superato anche il problema di chi compra questi
crediti di imposta e chi fa lo sconto sul corrispettivo. C'era prima un monopolio, diciamo, delle ESCO, sostanzialmente di tutte le società, che ovviamente, avendo un monopolio, il costo della cessione era molto elevato, si arrivava al 20-30%. Abbiamo visto anche al sud, adesso con la cessione a banche e intermediari finanziari, diciamo che il prezzo massimo della cessione è proprio questo 10%, no? E quindi l'importante, alla domanda che si sente in giro, se effettivamente riesco a fare degli interventi io cittadino a costo zero, la risposta è positiva se si fanno quegli specifici interventi, non si fanno interventi non agevolati, faccio il cappotto, l'intervento antisismico, tutte le spese accessorie sono agevolate, anche di ripristino, anche la tinteggiatura a seguito del cappotto, soprattutto sono agevolate anche tutte quelle che sono le spese professionali, i costi delle assicurazioni, che sono la novità di queste di questo di sisma ed ecobonus al 110%, il costo del visto di conformità, sono tutte spese che rientrano nell'agevolazione. Quindi se si fanno quegli interventi, sicuramente, e le cose sono fatte bene, si riesce a fare un intervento a costo zero per il cittadino. L'importante è rivolgersi ovviamente ad imprese qualificate, ad imprese serie, e risolvere anche, noi come Ancel stiamo lavorando e abbiamo già portato a casa dei risultati, il problema del flusso finanziario per l'impresa, dell'anticipo, del finanziamento, perché l'impresa, a fronte di fatture in cui incassa zero perché ha il credito d'imposta, deve comunque anticipare i soldi per l'acquisto di materiali, di beni e di servizi per l'esecuzione dell'intervento stesso. E noi come ANCE abbiamo già fatto delle convenzioni con le maggiori banche, quindi parliamo di Banca Intesa, di BNP, parliamo di Credit Agricole, che intervengono proprio per risolvere questo problema, impegnandosi a determinate condizioni ad acquistare i crediti dai condomini, dai soggetti beneficiari al 102, al 103, ci sono appunto diverse percentuali, e addirittura anticipando con dei mutui ponte quello che è il problema finanziario delle imprese, che potrà recuperare il beneficio quando avrà nel cassetto fiscale il credito d'imposta, che, come sapete ormai tutti, può avvenire anche materialmente, cioè sulla base di due SAL e un saldo finale, ciascun SAL non inferiore al 30% del corrispettivo contrattuale, quindi quando viene emessa la fattura quantomeno del 30% del costo contrattuale dell'intervento, è possibile fare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Dal giorno 10 del mese successivo di questa comunicazione, l'impresa, già che è stata pagata con il credito d'imposta, potrà utilizzare il credito in compensazione, ovvero riceverlo a soggetti anche terzi non collegati, comprese banche e intermediari finanziari. Stiamo cercando anche di risolvere i problemi interpretativi restrittivi a seguito della circolare 24E dell'Agenzia delle Entrate. Il primo è quello del concetto di condominio, no? Condominio è quello civilistico, secondo l'agenzia, quindi che ha cambiato un po' orientamento rispetto a tutti gli altri bonus, e quindi il fabbricato con una pluralità di accatastamento, ma di proprietà di un unico soggetto, non può accedere al 110%. Come anche si sta cercando di risolvere il problema della conformità urbanistica dell'edificio su cui si interviene, in quanto le agevolazioni sono subordinate proprio alla regolarità di queste. Ci sono degli emendamenti che pendono in Parlamento, mentre il problema, come è stato detto già, della proroga di questo beneficio fiscale, speriamo che arrivi tutti con la legge di bilancio, che sarà presentata il prossimo 20 ottobre in Parlamento. Quindi di solito le proroghe avvengono tutte con la legge di bilancio, e quindi anche quest'anno speriamo appunto che ci possa essere questa proroga al 2022 al 2023, che, come ha detto prima il Presidente, soprattutto per il sisma bonus acquisti, quindi l'intervento del costruttore che demolisce e poi vende le singole unità ricostruite, e chiaramente i tempi sono molto stretti, e il 31 dicembre 2021 ovviamente sta dietro le porte. Ricordo anche che per quanto riguarda il quadro normativo, mancano ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei due decreti del MISE, il primo quello sui requisiti minimi, che attesta anche
i costi congrui per quanto riguarda gli interventi da ecobonus, e il secondo è quello sulle accelerazioni, i modelli di accelerazione, sempre parlando di ecobonus. C'è stato ovviamente il via libera già della Corte dei Conti, manca solo la pubblicazione in Gazzetta, che dovrebbe avvenire a giorni, e poi dal 15 di ottobre sarà operativa la piattaforma dell'Agenzia dell'Entrata, che è appunto il sistema mediante il quale il soggetto beneficiario può comunicare l'opzione per lo sconto e la cessione del credito, dopodiché l'impresa potrà dal 10 del mese successivo utilizzare il credito che troverà nel cassetto fiscale. Concludo dicendo anche che, come ANCE, tra oggi, ma credo proprio oggi o massimo entro lunedì, sarà disponibile la nostra nuova guida operativa, che è stata aggiornata rispetto a quella di luglio, con tutti i provvedimenti attuativi, con una serie di domande e risposte più frequenti, mentre sul nostro portale, il portale ANCE, c'è anche una sezione dedicata alle FAQ che continuiamo ad implementare pressoché quotidianamente. Io ho poco tempo, ho fatto una presentazione, magari un po' lunga, ma cercherò di accelerare, speriamo di riuscire a proiettare, vediamo se ci riesco. Ovviamente spero che si veda, qualcuno mi dia un cenno. Ancora no? No, io la non vedo. Non ancora. Mannaggia. Aspetta un attimo che provo, ho un piccolo problema tecnico. Non ve la inviate le slide, vero? Non lo so, chiedo un attimo all'organizzazione. Vediamo, vi provo a condividere. Va bene nelle prove. Non te lo fa la condivisione? No. Ecco, forse adesso ci riesco. Scusate. Confermo che noi non abbiamo le slide del dottor Zandonà. Ok. Vedo se riesco a condividere. Adesso? Sì, 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 sì. Sì. Scusate un attimo, cerco di ingrandirle. Lo sapevo che succedeva così oggi. Me lo sentivo. Allora, ci provo. Ecco, adesso dovrebbe andare bene. Ok? Si vede? Sì, 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 sì. Perfetto. Allora, questo è il quadro normativo di riferimento. Vedete prima di tutto gli articoli 119 e 121 della legge 77. Ho messo anche questo articolo 10 del decreto legge 76 perché su questo ci saranno delle novità. Questo è il decreto semplificazioni convertito definitivamente in legge e che prevede l'articolo 10 un nuovo concetto di ristrutturazione edilizia, prevedendo che ristrutturazione anche gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico, e anche se poi in corso di conversione è stato ristretto per quanto riguarda le zone A, diciamo quelle del centro storico, però ovviamente dovrebbe superare i limiti posti dall'Agenzia delle Entrate, che prevede che in presenza di ampliamento volumetrico le agevolazioni, tutti i bonus compresi il 110%, non trovano applicazione. E siamo in attesa, stiamo interloquendo con l'Agenzia delle Entrate per una nuova circolare che ovviamente tenga conto di questa modifica. E poi ovviamente invece il 104, che è la manovrina di agosto, in cui negli articoli 63 e 80 ci sono due novità importanti. La prima riguarda le maggioranze nelle delibere assembleari condominiali per l'approvazione dei lavori. Basta sostanzialmente il 50% dei presenti all'assemblea che rappresentano almeno un terzo della proprietà, quindi una maggioranza molto attenuata rispetto alle delibere previste dal Codice Civile per dar luogo all'approvazione dei lavori per il 110%. E l'articolo 80, che ha introdotto invece una modifica estendendo la possibilità di applicare il 110% ai fabbricati accatastati in A9, che sono le ville e i palazzi di preminente interesse storico-artistico, che la legge esclude dal 110% e che invece il decreto di agosto prevede invece anche l'applicazione del 110 solo a condizione che si tratta di fabbricati aperti al pubblico, cioè visitabili dal cittadino con visite guidate, quindi in questi casi il 110
può trovare applicazioni. Questi sono poi i provvedimenti attuativi, due del DM e del MISE che ho detto stanno per essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Ricordo che quello sui requisiti di trasmittanza termica e sulla congruità dei costi avranno validità e quindi trovano applicazione per il 110 solo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Quindi tutti gli interventi già iniziati dal 1 luglio, che è la data sostanzialmente in cui si applica il 110%, e possono fruire del 110% con riferimento ai vecchi valori di trasmittanza termica che sono appunto definiti da un DM del 2017. Poi ovviamente la circolare importantissima dell'Agenzia delle Entrate e il provvedimento per la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate con il modello di comunicazione dello scorso 8 agosto. Allora, vediamo quali sono gli immobili a cui si applica 110%, il periodo di decorrenza 1 luglio 31 dicembre, il recupero del beneficio avviene sia sotto forma di detrazione, sia sotto forma di cessione del credito d'imposta, sia sotto forma di sconto sul corrispettivo in 5 quote annuali. Allora, quali sono gli immobili interessati? Innanzitutto parliamo dei condomini, ovviamente dal punto di vista civilistico, quindi occorre, in base agli articoli 1117 e successivi del Codice Civile, la presenza di una pluralità di accatastamenti, però che non sia un fabbricato e delle pertinenze, occorre almeno due unità immobiliari distinti, accatastate separatamente e non pertinenziali, e ci deve essere il requisito ovviamente della pluralità di proprietari. E quindi nella circolare ministeriale 24E dell'Agenzia delle Entrate è stato precisato che il proprietario di un condominio, comunque dell'intero edificio, nonostante ci sia la pluralità di accatastamenti, non può fruire del 110%, anche che se può fruire del sisma bonus e dell'eco bonus ordinario. Gli edifici poi ovviamente devono essere residenziali, anche i condomini a prevalente destinazione residenziale e quindi oltre il 50% più uno dei piani sovraterra deve essere destinato ad abitazione. Ovviamente, e ovviamente anche le unità immobiliari funzionalmente indipendenti. In questo ci rientrano le ville unifamiliari, ci rientrano anche le villette a schiera, anzi, le villette a schiera, i requisiti, vedremo adesso, del cappotto del 25% della superficie disperdente lorda si calcolano con riferimento alla singola villetta a schiera, non all'intero edificio, anche se gli edifici sono connessi, quindi hanno delle mura in comune, un muro in comune. E ci rientrano in questo anche le abitazioni plurifamiliari con entrate autonome. In questi casi, tra l'altro, ci sono dei limiti e delle aliquote più alte, ma la condizione è che queste siano funzionalmente autonomi, e funzionalmente autonomi significa entrata autonoma, quindi un cancello, comunque un portone, un eventuale giardino esclusivo, quindi accesso dalla pubblica strada oppure ovviamente anche da una via privata, però poi con delimitazione di entrate autonome, e soprattutto anche l'autonomia di impianti, quindi acqua, gas, luce e riscaldamento. Abbiamo un limite poi per gli interventi, perché poi vedremo la distinzione tra trainanti e trainati, che tutti ormai conoscono. I trainanti sono quelli eseguiti sulle parti comuni, tipo il cappotto, i trainanti sono quelli eseguiti all'interno delle singole unità immobiliari. In ogni caso, i proprietari sia di unità unifamiliari sia ovviamente di unità all'interno di condomini hanno il limite per gli interventi anche trainati nei condomini delle due unità immobiliari, concetto che comunque è abbastanza ampio, perché l'Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso ovviamente di comproprietari di più di due unità immobiliari può essere attribuito il beneficio, per esempio chi ha quattro unità immobiliari in comproprietà, due per esempio al marito e due ovviamente alla moglie. Ho detto anche l'esclusione delle cosiddette case di lusso, quindi le fabbricate accatastate in A1, che sono abitazioni di tipo signorile, in A8, quindi le abitazioni in villa, e gli A9, a meno che non siano abitazioni aperte al pubblico. E, ho già detto il concetto di condominio, quindi cerco di andare veloce, e vediamo invece gli aspetti soggettivi. I beneficiari, oltre alle persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quindi attenzione, nell'ipotesi di un condominio però in cui ci sono unità immobiliari
all'interno del condominio possedute da esercenti attività di impresa o altre professioni, in questi casi, fermo restando il diritto per i millesimi alla partecipazione al beneficio per quanto riguarda gli interventi sulle parti comuni, sugli interventi trainati invece l'agevolazione non trova applicazione. Ci sono invece poi dei soggetti IRES che possono fruire del 110%, il primo è lo IACP nelle forme anche di locali a secondo del che assurgono, quindi a nomi diversi, gli ACP, ATER, ERP e via dicendo, anche quando il patrimonio di edilizia residenziale pubblica è gestito dalla società, le cooperative di abitazioni a proventi leasing che assegnano il godimento dei beni ai propri soci, le ONLUS, quindi le società di del terzo settore con riferimento agli immobili detenuti o di proprietà, e ovviamente le associazioni sportive e dilettantistiche per però le unità immobiliari destinate a spogliatoi, mentre i titolari di reddito d'impresa, come ho già detto, sono esclusi, fermo restando appunto che qualora siano unità, come ho già detto, all'interno di un condominio a prevalente destinazione residenziale, l'agevolazione trova applicazione per i millesimi anche per questi soggetti. Vediamo gli interventi trainanti. Prima da ecobonus sono quelli eseguiti sulle parti comuni. Il primo, io vado molto velocemente perché credo che poi l'ingegner Massaro si soffermerà magari più tecnicamente sui singoli interventi. Il primo è il cappotto dell'edificio, l'isolamento termico, quindi sulle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda. E l'aliquota qual è? Abbiamo per le unità unifamiliari, nel concetto che vi ho spiegato, 50.000 euro, quindi abbiamo il 110% che si applica su 50.000 euro, e poi abbiamo per i condomini fino a 8 unità 40.000 euro per ciascuna unità, comprese le pertinenze. A partire dalla nona, se sono fabbricati con più di 8 unità, la liquida scende a 30.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Su questo si applica il 110%, moltiplicandolo anche per le pertinenze, quindi non solo abitazioni, ma anche cantine, soffitte o box. Ovviamente questo serve a determinare il limite massimo del beneficio fiscale con riferimento all'intero edificio, che poi ovviamente viene ripartito sulla base della tabella millesimale. Questo la circolare 24 e dell'Agenzia delle Entrate l'ha specificato, quindi è possibile attribuire più di questi limiti, ad esempio se è un edificio con 8 unità più di 40.000 euro sulla base dei millesimi, ad esempio agli edifici con una superficie maggiore, e ovviamente meno di 40.000 euro ad esempio alle cantine, ai box e alle soffitte. Il secondo intervento trainante è ovviamente l'intervento di riscaldamento, sostituzione dell'impianto di riscaldamento. Ricordo che per l'ecobonus è necessario la preventiva esistenza di un impianto di riscaldamento di qualsiasi natura, attestazione che l'asseveratore deve certificare. Quindi sostituzione dell'impianto di riscaldamento ovviamente deve essere un impianto centralizzato, si può passare dall'autonomo al centralizzato e non viceversa, sia con pompe di calore che con caldaie a condensazione. Poi ci sono delle fattispecie minori. Ricordo l'aliquota, 30.000 euro per le unifamiliari, quindi il 110 di 30.000 euro, scende a 20.000 euro fino a 8 unità immobiliari e poi a 15.000 euro a partire dalla nona. Ricordo che si applica il criterio progressivo fino all'ottava, comunque anche se ho un edificio con 15 unità fino all'ottava, o comunque sia 40.000 per il cappotto e 20.000 per l'impianto di riscaldamento. Uguali quindi gli interventi sono anche sulle unifamiliari, sia cappotto con le aliquote che vi ho detto di 50 e ovviamente 30.000 per quanto riguarda l'impianto di riscaldamento, e poi ci sono agevolati, ma questi sono interventi trainati, tutti gli interventi da ecobonus minore, che sono diverse da quelli dei trainanti e che vengono eseguiti congiuntamente ai trainanti e all'interno delle singole unità immobiliari. Quindi parliamo di sostituzione degli infissi, della coibentazione della singola unità immobiliare, e parliamo delle schermature solari, dei pannelli solari. In questi casi, se vengono eseguiti i lavori congiuntamente all'intervento trainante, vuol dire che devono iniziare e finire all'interno dell'inizio e della fine
dell'intervento trainante, in questo caso abbiamo il 110 anche su questo, quindi non le aliquote inferiori del 50 o del 65%, ma abbiamo il 110% anche per queste spese, con limiti autonomi. Ovviamente questo lo prevede espressamente la legge, se si tratta di un intervento eseguito su un edificio vincolato ai sensi del decreto legislativo 42 del 2004, e in questi casi non è necessario, ovviamente c'è un divieto di eseguire un intervento di riqualificazione energetica pesante, pensate ad un cappotto, è possibile fruire del 110% per gli interventi cosiddetti trainati all'interno delle singole unità immobiliari, ad esempio la sostituzione degli infissi, fermo restando la necessità di raggiungere o il miglioramento delle due classi energetiche, che è un criterio di carattere generale per l'ecobonus, ovvero la classe energetica più alta. Questo si applica non solo per gli edifici vincolati, ma anche qualora gli interventi di riqualificazione energetica pesante, anche se non siamo in presenza di un edificio vincolato, sia con vincolo culturale che con vincolo paesaggistico, non è possibile sulla base del regolamento edilizio, comunque di strumenti urbanistici locali. Quindi in questi casi faccio solo il trainato e ho diritto al 110%. Questi sono i requisiti tecnici, ho già ricordato i due, la necessità di conseguire, e questo è attestato dall'APE pre e post intervento, il miglioramento energetico di due classi e ovviamente anche l'asseveratore, che ha un ruolo fondamentale, quindi il tecnico abilitato, ingegnere, geometra o architetto, che deve attestare, oltre al miglioramento delle due classi, deve ovviamente attestare nell'asseverazione anche il rispetto dei cosiddetti CAM del 2017, che quindi non si applicano più solo per i lavori pubblici, i criteri ambientali minimi, e poi soprattutto la novità è la congruità dei costi di esecuzione sulla base, questo la legge ci aiuta, o del prezzario regionale, ovvero del prezzario unico nazionale, il famoso DEI, ovvero adottando, nell'ipotesi in cui non trovo le voci analitiche di questa tipologia di intervento che sto per eseguire, adottando un metodo analitico che fa riferimento anche a questi massimali di costo che sono previsti nel decreto del 6 agosto in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Quindi abbiamo due mannarie, il limite delle aliquote per l'ecobonus che vi ho detto prima, però non si può superare eventualmente questi valori dei prezzari o dei massimali di costo che sono allegati al decreto stesso. È possibile anche l'intervento di demolizione e ricostruzione, che rientra nel concetto di ristrutturazione edilizia, l'abbiamo visto. Restiamo sempre nei trainanti e molto velocemente vediamo il sismabonus. Il sismabonus, tutte le aliquote del sismabonus ordinario, quella del 50 per il semplice miglioramento sismico, quello del 75-85%, 70-80%, per le unifamiliari di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, sono state elevate tutte al 110%. Parliamo quindi, non è necessario nemmeno un miglioramento di una classe sismica, ma parliamo ovviamente di interventi sulle parti strutturali. Quindi sisma bonus singole unità, sisma bonus condomini e il sisma bonus acquisti, disciplinato nell'articolo 16,1 septies del decreto legge 63, che prevede l'intervento del costruttore che acquista il vecchio, demolisce e ricostruisce. È previsto anche la possibilità di ampliamento volumetrico, che poi va a vendere le singole unità immobiliari. Ovviamente abbiamo il termine per il draugito attualmente del 31 dicembre del 2021, e chi acquista fruisce del bonus di 105.600 euro, che è esattamente il 110% di 96.000 euro. Ricordo che il provvedimento abilita, l'attività per la richiesta del provvedimento abilitativo dei lavori non deve essere precedente al 1 gennaio 2017, e che prima dell'inizio dei lavori occorre depositare l'asseverazione del professionista che attesta che l'intervento in corso di esecuzione è in grado di migliorare sismicamente l'edificio rispetto alla situazione iniziale. È prevista anche la possibilità, nell'ipotesi in cui il pagamento o concessione di credito d'imposta avviene a cura di una
assicurazione, che è un intermediario finanziario, di detrarsi dalla dichiarazione dei redditi non il 19%, ma ben il 90% del premio assicurativo pagato per una polizza per il rischio di eventi calamitosi. Questo solo se l'assicurazione si compra il credito d'imposta da Sisma Bonus. Questo è. E vediamo questi tre provvedimenti, ma molto velocemente. Ho già detto gli IEM asseverazioni, che prevede i requisiti di trasmittanza termica da rispettare solo per gli interventi dei ecobonus e ovviamente anche la congruità dei costi. Il IEM efficienza energetica, che prevede ovviamente, scusate, questo era il IEM efficienza energetica, il IEM asseverazioni del 3 agosto, che prevede i modelli di comunicazione da inviare all'Enea per ciascun SAL e al SAL finale. Sono diversi poi per questi da parte dell'asseveratore, che li deve compilare e inviare ovviamente all'Enea per ciascun SAL, l'Enea vi lascerà entro 5 giorni dalla trasmissione, tra l'altro, il codice unico identificativo dell'intervento che dovrà essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate. E invece quest'ultimo, vedete, è il DM del 6 agosto 2020 del MIT, che ha modificato il decreto 58 del 2017, che ha definito la classificazione sismica degli edifici e quindi il passaggio di classe ai fini proprio dei bonus fiscale. Ricordo, non l'ho detto, ma ormai credo che sia acquisito e conosciuto da tutti, che parlando di sisma bonus, gli interventi devono essere eseguiti non su tutto il territorio nazionale come per l'ecobonus, ma solo nella zona 1, 2, 3 della mappa sismica del territorio nazionale. Quindi voi nella vostra zona ci siete pienamente. Passiamo ai trainati. Ho già detto tutti gli interventi che vengono eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti o da ecobonus o da sisma bonus hanno diritto allo stessa aliquota del 110% nei limiti delle aliquote degli importi previsti dalla legge. Abbiamo già visto i trainanti per l'ecobonus, abbiamo per l'ecobonus anche la famosa colonnina elettrica che può essere installata per la ricarica dei veicoli elettrici, che è un intervento trainato a cui si applica il 110% sul limite massimo per ciascun proprietario di unità immobiliari di 3.000 euro, quindi l'aliquota passa dal 50% di 3.000 euro al 110% di 3.000 euro se viene fatta congiuntamente agli interventi trainanti da ecobonus. E infine abbiamo l'unico intervento trainato che vale sia per l'ecobonus ma anche per il sisma bonus, che è l'intervento l'installazione di impianti fotovoltaici con sistemi anche di accumulo. Ho già detto che le spese degli interventi trainati devono essere eseguiti tra l'inizio e la fine degli interventi trainanti. Questo è il fotovoltaico, ho già detto il limite del 110 come intervento trainato si applica su un limite di 48.000 euro e a condizione che l'energia prodotta in eccesso sia poi ceduta gratuitamente al GSE. Abbiamo detto delle colonnine elettriche e quindi vediamo come massimizzare il vantaggio del bonus. I tre metodi per recuperare il beneficio sono la detrazione in dichiarazione dei redditi in 5 anni, l'utilizzo diretto ovviamente, la trasformazione della detrazione, che quindi implica capienza, in credito d'imposta che può essere ceduta al fornitore ma anche a un soggetto collegato a un fornitore di materiali, ovvero anche a banche intermediarie o a soggetti terzi, anche persone fisiche. Quindi nella contrattazione, anche se io ho speso 100, ho comunque un credito di 110, quindi posso venderlo anche a 102, a 103, a 104. Oppure la terza modalità è lo sconto sul corrispettivo, che a differenza della cessione del credito d'imposta può essere fatta solo dal fornitore, cioè dal fornitore, il soggetto esecutore dei lavori, che sostanzialmente applica lo sconto sul corrispettivo, che è un contributo anticipato proprio dal fornitore sotto forma di sconto in fattura e che ovviamente fa acquisire al fornitore un credito d'imposta pari al 110% dell'importo della fattura. Quindi lo sconto al massimo può essere per il corrispettivo contrattuale, quindi non è del 110 ma è del 100, e fa acquisire al fornitore un credito d'imposta del 110%.
la sconto e la cessione del credito, cerco di accelerare perché il tempo qui stringe e vale non solo per gli interventi da 110 ma anche per tutti i bonus minore, quindi parliamo quando non faccio l'intervento trainante ma faccio solo l'eco bonus e il sisma bonus ordinario, il bonus facciate al 90%, il bonus di ristrutturazioni, io la quota che recupero in 10 anni in dichiarazione dei redditi posso optare per lo sconto in fattura o la cessione del corrispettivo. Dopodiché ovviamente ho già detto che il recupero del credito d'imposta e anche dello sconto sul corrispettivo può avvenire sulla base dei singoli SAL, ciascuno non può essere superiore al 30%, inferiore scusate al 30% del corrispettivo contrattuale, l'obbligatorietà dell'asseverazione e anche del visto di conformità che viene rilasciato dal professionista abilitati, CAF, consulente del lavoro o dottore commercialista. Qui ho fatto un esempio, ma lo salto perché ovviamente non ho tempo, e volevo fare un riepilogo delle procedure. Allora, in queste due slide le trovate molto sinteticamente. Allora, vediamo prima l'ecobonus e poi il sisma bonus è quasi uguale, tranne la comunicazione all'Enea. Allora, eseguiti i lavori quantomeno al 30% del corrispettivo, il tecnico abilitato deve fare l'asseverazione. L'asseverazione, secondo il modello allegato per il SAL o per il saldo finale al decreto che è in corso di pubblicazione, lo deve compilare, deve fare l'attestazione sui requisiti minimi di trasmittanza termica che si stanno ovviamente mettendo in atto con l'intervento anche in corso, deve fare l'attestazione della congruità dei costi sulla base dell'asseverazione, dei prezzari o eventualmente dei massimali di costo e poi dopodiché deve inviare l'asseverazione all'Enea, tutto sul sito informatico dell'Enea. L'Enea fa un controllo automatico della documentazione sulla spettanza e sulla regolarità della documentazione stessa e rilascia entro i 5 giorni successivi il codice identificativo della pratica che dovrà essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate. Dopodiché è ricevuto ovviamente questo codice identificativo, abbiamo il visto di conformità del professionista, quindi commercialista, che attesta anche lì la regolarità della documentazione sulla spettanza dell'agevolazione e poi il beneficiario dell'agevolazione che è ovviamente un amministratore di condominio, ovvero un soggetto abilitato, non certo il privato che ha diritto all'agevolazione, quindi un commercialista, ovvero anche un CAF, che invierà all'Agenzia dell'Entrata sul modello che è stato pubblicato con il provvedimento dello scorso 8 agosto, sempre sul sito e sulla piattaforma informatica dell'Agenzia delle Entrate che sarà operativa dal prossimo 15 ottobre e l'Agenzia dell'Entrata entro i successivi 5 giorni dal ricevimento della comunicazione accetterà o scarterà ovviamente motivandolo quello che è la comunicazione stessa e comunicherà rilasciando quella comunicherà entro i 5 giorni successivi anche qui la disponibilità del credito fiscale nel cassetto fiscale del cessionario, cioè del soggetto che è stato pagato con la cessione del credito che ha effettuato lo sconto sul corrispettivo. La procedura è identica per quanto riguarda il sisma bonus, solo che l'asseverazione è quella sul modello del decreto che ha modificato il 58 sia per i SAL che per il saldo finale, non c'è la comunicazione all'Enea, quindi è ancora più semplice, però l'Agenzia delle Entrate rilascerà anche qui la comunicazione della disponibilità del credito. Questo è il modello di comunicazione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dopodiché ovviamente dal 10 del mese successivo all'inserimento alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate abbiamo la disponibilità per il cessionario, colui l'impresa che è stata pagata, che ha effettuato lo sconto e è stata pagata con la cessione del credito d'imposta, del credito che potrà o utilizzare in compensazione per il pagamento con l'F24 per il pagamento delle proprie imposte e contributi, compresa l'imposta sul valore aggiunto, le ritenute di sostituto d'imposta, però a partire dal 1 gennaio, quindi dall'F24 che viene presentato il 16 gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese, ovvero lo potrà immediatamente sempre sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate ricedere a un soggetto collegato o non collegato all'intervento o a banche e intermediari
finanziari. Queste sono tutte cose che ho già detto. Ricordo che chi opta per la compensazione non ha chiaramente la mannaia del limite di 700.000 euro come limite massimo di compensazione annuale, ma si può andare anche oltre il milione, che è il limite che è stato aumentato causa Covid qui per l'anno 2020, nemmeno opererà il divieto di compensazione in presenza di cartelle regolarmente notificate, quindi di debiti fiscali per importi superiori a 1.500 euro, e che ovviamente chi vuole fare la compensazione deve prima saldare questo debito. Nemmeno questa disposizione opera, e quindi abbiamo una possibilità di compensare con più ampi margini. Ricordo che chi opta per la compensazione ovviamente ha il limite della capienza annuale, nel senso che se c'è la compensazione della rata e non è possibile, nell'ipotesi in cui non si riesce a compensare per incapienza annuale, non è possibile riportare la parte eccedente della quota annuale in compensazione negli anni successivi oppure chiedere il rimborso. Ricordo e concludo con il fatto che l'Agenzia delle Entrate ha dato la possibilità per il condomino, per il soggetto beneficiario dell'agevolazione, di scegliere tra detrazione, sconto o cessione del credito, ma di fare anche, ci sono degli esempi nella circolare, parte sconto su corrispettiva, parte cessione del credito, parte detrazione in dichiarazione dei redditi. E che l'impresa ovviamente che applica lo sconto si può concordare con il beneficiario anche perché lo sconto, che ha il limite massimo del corrispettivo contrattuale, può essere anche inferiore. Ad esempio, non ve l'ho fatto vedere, ma nella slide c'è, di 30.000 euro, in cui ad esempio lo sconto è 10.000 e il soggetto beneficiario gli altri 20.000 euro li può cedere come credito d'imposta o recuperare in dichiarazione dei redditi. Io vi ringrazio per l'attenzione, poi se ci sono domande ho cercato di velocizzare, però sono a vostra disposizione. Grazie, grazie Marco, sei stato sempre molto molto chiaro e dettagliato come sempre. Devo dire, sei veramente un rullo compressore. C'è già una domanda, te la pongo subito, perché in effetti sta circolando negli ultimi tempi. Si riferisce l'hanno fatta all'interno della chat, al decreto asseverazione sismica, il famoso allegato B che è anche richiamato, no? Allora lì c'è il tema che va appunto a posto, no? Il costo complessivo dell'opera. Allora ci si pone il tema, va posto il costo di vendita futuro oppure va posto il costo del, diciamo, da computo metrico delle opere necessarie per la costruzione? Stiamo parlando di sisma bonus acquisti, ovviamente. Tu cosa pensi in questo? Dunque, su questo noi abbiamo un appuntamento a breve con il direttore dell'Agenzia delle Entrate. Abbiamo posto tutta una serie di quesiti, tra cui anche questo. Cioè, è chiaro che qui la norma ha un carattere diverso. I modelli di asseverazione non fanno nessuna distinzione tra sisma bonus acquisti e sisma bonus su appalto, dove è chiaro sugli appalti, le norme fa riferimento agli appalti che devo attestare la congruità dei costi. Qui ovviamente l'agevolazione agisce sul prezzo di vendita della singola unità immobiliare, quindi non dovrebbe applicarsi, fermo restando che non c'è un'esclusione espressa, perché non c'è, il prezzo è determinato dalla libera contrattazione delle parti, e quindi sicuramente sarà superiore, mentre ovviamente quando faccio gli interventi su appalti ha un senso, proprio perché c'è un'agevolazione fiscale dietro. Qui, anche se il prezzo di vendita è un prezzo esorbitante, io ho comunque il limite di 105.600, e quindi oltre quello non mi compete. Quindi la natura giuridica della disposizione e delle modalità della base imponibile qui applicare, diciamo, l'agevolazione stessa è differente. Da una parte c'è il prezzo e da una parte c'è la congruità dei costi, e quindi non ha senso. Però effettivamente il modello non fa queste discriminazioni. Secondo me abbiamo chiesto di darci lumi su questo intervento, e a mio avviso non si dovrebbe applicare questo limite, proprio perché è il prezzo. Io ho una determinazione forfettaria dell'agevolazione, qui parliamo di demolizione e ricostruzione, e quindi io ti ho dato un forfè sul corrispettivo di acquisto, quindi del prezzo e non del costo, insomma, tutto qua. Bene, bene, grazie. Sicuramente questa, speriamo sia questo l'approccio, altrimenti diventa anche difficile nell'altro caso riuscire a individuare un costo da computo metrico. Sul prezzo diventa molto più semplice.
Perfetto, allora io direi di continuare con gli interventi, dopodiché abbiamo la chat, chiunque può utilizzarla per apporre una domanda in modo che la domanda è chiara e poi ovviamente possiamo ritornare a risollecitare il dottor Zandonà. Perfetto. Allora, in merito alla scaletta abbiamo ora l'intervento, ritornando alla scaletta, del appunto tesoriere Lancia Emiliaria Centro, Leonardo Fornaciari, che saluto. Che devo dire si è fatto parte attiva della costituzione di un gruppo di lavoro all'interno del Lancia Emilia, che ha sicuramente fatto un lavoro egregio nei mesi estivi nel delineare un pochettino e mettere in ordine tutte le norme, no? Che Marco Zandonà ha appena finito di elencare, i vari decreti che si sono susseguiti agli inizi di agosto. E questo quaderno sarà certamente un punto di riferimento molto utile per le imprese associate. Prego, Leonardo. Sì. Buongiorno a tutti. Intanto metto in condivisione lo schermo, un secondo solo. Mi unisco ai ringraziamenti anch'io del Presidente Moretti e vorrei ringraziare personalmente anche Gianluca Loffredo per l'invito e anche per il tempo che dedica agli aspetti associativi. In particolare, non parleremo del quaderno ANCI che è già stato ampiamente diffuso e discusso all'interno del webinar precedente a questo. Oggi vogliamo parlare e mettere a conoscenza della convenzione che abbiamo stipulato con un importante player che è Nomisma per poter appunto intercettare la possibilità enorme di lavoro, vista la manovra senza precedenti che è stata messa in campo dall'esecutivo nazionale e l'opportunità che si viene a creare per le nostre imprese che dopo lunghi anni di crisi del settore e da ultima anche l'emergenza sanitaria nazionale che abbiamo tutti subito, abbiamo pensato di doverci dotare di una struttura in grado di raccontare alle famiglie e agli amministratori di condominio, che sono i nostri primi interlocutori in questo ambito, un modo molto chiaro e molto semplice, ma altrettanto sicuro, per come andare ad applicare una norma, questa del 110, raccontata in maniera molto chiara e precisa, anche se in poco tempo, dall'amico Zandonà, che però di semplice mi pare che ci abbia veramente poco. Cosa abbiamo fatto per andare incontro a questa esigenza, a questa richiesta? Abbiamo iniziato un confronto con Nomisma che ha sentito la nostra stessa esigenza, per lo più dalla loro parte rafforzata dal fatto che il mercato fino ad oggi risulta in mano ai grandi player. Quindi per valorizzare il tessuto delle piccole e medie imprese che sono appunto le nostre, abbiamo dato vita a questa collaborazione e a questo strumento per valorizzare la nostra entità. Nomisma ha creato un brand dedicato che l'ha chiamato Nomisma Operla, che si pone come arranger in collaborazione esclusiva, e questo per noi è fondamentale, con ANCI Emilia, e assieme si propongono non solo per garantire l'esecuzione dei lavori, ma attraverso la supervisione e alla corretta applicazione delle prescrizioni normative di garantire tutti i soggetti coinvolti appunto nel processo, in modo che la cessione del credito sia certa e la monetizzazione dello stesso arrivi alle imprese che andranno a eseguire i lavori. L'approccio, e adesso entriamo un attimo nel dettaglio di quello che è lo strumento che abbiamo messo a punto, l'approccio agli amministratori, come dicevo, vuole essere semplice, che parte da una compilazione di una checklist che è l'identikit, diciamo, del condominio, attraverso la quale compilazione siamo in grado con la struttura delle imprese e di Nomisma Opera di riuscire a dare una
l'abbiamo denominata pre-offerta, comunque un'offerta già di massima, a costo zero per l'amministratore, a costo zero per i condomini. Questo è un fatto di assoluto rilievo e nuovo anche per tutto il mercato. Cioè, con la nostra pre-offerta siamo in grado di verificare già il salto delle due classi energetiche che sappiamo essere indispensabile per l'ottenimento del super bonus, e noi ci poniamo nei confronti dei nostri interlocutori con questo tipo di servizio, arrivare a garantire già fin da un'analisi preliminare a costo zero questo dato che fino ad oggi mi risulta sia oneroso in capo ai condomini, se poi non svolgono un diretto accordo fin dall'inizio con tali soggetti. L'altra questione rilevante che con il supporto di Nomisa opera come arranger emerge è che le imprese associate fungono da general contractor. Fino ad oggi i player importanti nazionali che hanno gestito la questione dei bonus fiscali erano loro in prima battuta gli interlocutori. Noi fino ad oggi abbiamo lavorato sempre in subappalto. Abbiamo un'occasione che non ci possiamo fare scappare, dobbiamo in qualche modo cercare di intercettare questa importante mole di lavoro per le motivazioni che anche il Presidente Raggi ha motivato nel suo saluto introduttivo. Credo che attraverso questo strumento diamo una vera opportunità alle imprese che intendono fare questo tipo di attività. Passerei nel dettaglio a scorrere un po' le slide, anche se non sono, forse può apparire un po' esercizio un po' noioso, però vi danno il modo di capire la struttura di questo, di come ci presentiamo appunto ai condomini. L'offerta è un'offerta comunque normale, che presenta un po' i soggetti coinvolti nel rapporto. C'è un indice dove va a mettere in evidenza in maniera molto superficiale, perché non sarebbe quello il contesto, le novità del super bonus, racconta chi siamo, racconta l'edificio oggetto della proposta di offerta e quali sono i ragionamenti che a riguardo svilupperemo, dice quali sono gli interventi di riqualificazione che ci poniamo, che abbiamo in animo per raggiungere gli obiettivi della norma, racconta quali sono le logiche dell'offerta chiave in mano e uno spunto delle condizioni generali del contratto. Questo per far sì che l'amministratore, una volta che è in assemblea, ha già tutti gli strumenti per poter deliberare a favore di questa offerta, e da quel momento in poi diventa vincolante per il condominio. Un altro ruolo importante che l'arranger svolge nel confronti dei rapporti con Ancia Emilia è anche la questione legata agli aspetti contrattuali, perché lavorare in un contesto di contratto d'appalto con il sistema dei bonus 110 è profondamente diverso rispetto al contratto d'appalto classico ai quali siamo abituati. Quindi, anche dal punto di vista di un supporto legale, l'arranger nei nostri confronti si dà questa opportunità e si dà questo obiettivo. Qui, in maniera molto semplificata, facciamo vedere al condominio che ha la possibilità, volendo, di andare lui stesso a detrarsi la cessione del credito con il massimo del rendimento dal punto di vista economico nei 5 anni, perché anche le banche, nelle policy che sono emerse, hanno messo in evidenza che alle imprese riconoscono sul 110 il 100, mentre ai condomini il 102, quindi ne avrebbero comunque un vantaggio economico, addirittura se fossero in grado di andarselo a detrarre direttamente. Mentre dall'altra parte ci sono le questioni che riguardano la cessione del credito all'impresa e come questa di conseguenza dovrà agire. Una pagina dedicata a chi siamo, ci sarà il brand dell'impresa Ancia Emilia, che è il contraente unico di tutte le attività contenute, che questo è un fatto rilevante, perché non si occupa solo dei lavori, si occupa della progettazione, dell'esecuzione, delle asseverazioni tecniche e fiscali,
per l'ottenimento del superbonus. È chiaro che lo fa ed è messo in evidenza nel nostro contratto, lo fa in collaborazione con l'arranger e a fianco andiamo a descrivere la supervisione, le validazioni e i controlli in capo alla Nomisma Opera, che sono la certezza per arrivare a poter incassare poi il credito da coloro che l'andranno a acquisire. L'importante per noi è che il messaggio che arrivi, che è hanno a che fare con un unico contraente, con un team di lavoro molto multidisciplinare, che non è proprio così scontato. Qui entriamo nel cuore dell'aspetto tecnico della nostra proposta, quella checklist che vi dicevo, che è composta di tre pagine, che va a identificare la localizzazione dell'edificio in prima battuta, con le superfici che lo compongono, i referenti dell'amministratore che sono necessari per continuare a interloquire durante la fase di preofferta, i dati catastali. Qui continua nella richiesta di dati che sono riferiti al tipo di combustibile, al tipo di impianto se centralizzato oppure autonomo, al tipo di funzionamento, alla presenza di accumuli, alla presenza di una produzione di acqua calda centralizzata piuttosto che autonoma, e fino in fondo chiediamo se gli impianti, se i condomini sono già dotati di impianti FER, fotovoltaici e solare o solare termico. E questa invece è la scheda che va nel dettaglio per capire la struttura dell'edificio, se è un'opera in cemento armato piuttosto che in muratura, se ci sono state delle sostituzioni degli infissi recentemente, in che anno, perché anche qui dobbiamo fare il distinguo sul fatto che avrebbero potuto già ottenere agevolazioni che non si possono ripetere in arco di tempo breve. Tutta una serie di documenti, se sono disponibili, ad esempio le attestazioni, l'APE, piuttosto che gli elaborati grafici, per andare nel dettaglio ad assumere quegli elementi che servono per fare nell'immediato, perché ribadisco, nell'arco di una settimana è un tempo certo, siamo in grado di dare una risposta al nostro amministratore, al nostro condominio. Per arrivare a fare che cosa? Per arrivare a mettere in evidenza da dove partiamo. E da dove partiamo, in questa slide, vediamo che abbiamo una classifica di partenza che è una lettera G. E abbiamo visto che in molti dei casi che abbiamo analizzato, questo è uno di quelli, non è un caso studio, è un caso che sta diventando cantiere. Abbiamo visto che in molti edifici partono da queste condizioni dal punto di vista energetica. Quali sono gli interventi proposti, cioè quali sono le attività che andiamo a mettere in opera, e le descriviamo in maniera analitica: il cappotto, l'isolamento dei vani sottotetti qualora esistenti, se no la copertura, l'isolamento dal basso nei confronti delle cantiere, dei garage, dove è possibile, comunque nelle parti comuni sicuramente. Parliamo della sostituzione degli infissi, parliamo in questo caso la caldaia è uno di quegli oggetti recentemente sostituita che aveva già goduto di un beneficio, non l'abbiamo potuta prendere in esame. Abbiamo introdotto un impianto fotovoltaico e anche un solare termico per la produzione dell'acqua calda. Questo ci porta già a dare un risultato eccellente, perché non abbiamo fatto due salti di classe, ma ne abbiamo fatti bensì sette, passando da una classifica G ad una classifica energetica A2. Questo è un dato che, chiaramente, ponendo tutte le attenzioni del caso, noi andiamo a dire con l'amministratore, e lo vedrete anche nelle slide successive, e col condominio: questo è un progetto di massima, frutto delle informazioni che non sempre sono complete da parte del soggetto che ce le deve cedere, che troverà la definizione della classifica finale, cioè del certificato finale, solo a progetto esecutivo definito, con progetto che sarà quello che ci darà certezza di questo. Ovviamente il software che utilizziamo, che è di matrice Nomisma, è un software già accreditato, sicuro, quindi ha delle considerazioni di credibilità giuste per poterci spingere fino a questo dettaglio nei confronti dei nostri interlocutori, fermo restando la necessità di chiudere questa questione attraverso la definizione del progetto che sarà poi sempre in capo a noi come
come gruppo di lavoro. Un fatto importante anche che abbiamo visto, è stato apprezzato, che in una slide come questa non solo capiscono dove siamo arrivati dal punto di vista energetico, ma anche un risparmio annuale che è significativo, in modo tale che colui, le persone che non hanno contezza e dimestichezza con questi argomenti possono capire nel pratico quali sono gli eventuali risparmi a cui vanno incontro, oltre ad elevare il beneficio patrimoniale della propria, delle proprie proprietà. Scusate un minuto che... Ecco qua, velocemente scorro queste slide, facciamo vedere, parliamo anche in termini un po' generici di quelli che sono i capitolati e i materiali che andremo a utilizzare per quanto riguarda i capotti, le trasmittanze, gli isolamenti in copertura piuttosto che nelle cantine, come dicevo, il tipo di serramenti. Come vedete qui abbiamo utilizzato un serramento di assoluto livello anche in termini di manutenzione, è un serramento in legno e alluminio per far capire al nostro interlocutore che noi, oltre ad avere una valenza come tipo di proposta, abbiamo anche una valenza come tipo di qualità di materiali che poi rimarranno in capo a loro stessi. Quindi è possibile già fare un confronto anche con altre proposte, perché noi mettiamo in evidenza la tipologia dei materiali che vogliamo mettere in campo. Questo vale anche per quando parliamo di fotovoltaico, di solare termico e quando ci sono, nel caso ci sono gli impianti, anche di quello. Questa è una videata che è la sintesi della proposta, che mette insieme gli elementi dove si parte, dove si arriva, e comincia già a dare degli elementi che sono per noi rilevanti, per il condominio meno, perché sanno che la spesa è zero per il condominio e comunque all'interno di un contratto non può non essere messo in evidenza quelli che sono i valori in gioco. Questo condominio ha un intervento complessivo, compreso di IVA, perché è così che lo dobbiamo calcolare nei confronti dei nostri interlocutori, e compreso di spese tecniche, di 680.000 euro e poco più. Parlavamo dell'offerta chiave in mano, è chiaro che l'offerta viene tarata sulle basi delle informazioni ricevute dal condominio, che sono riportate nelle pagine che abbiamo appena valutato, così come scusate, l'offerta include anche la realizzazione di tutti gli interventi, nello specifico la verifica di unità della intestazione del cessione del credito, la progettazione esecutiva, la direzione lavori, la questione legata alla sicurezza, gli APE ante post intervento, le asseverazioni energetiche e quelle fiscali, e da ultimo, ma fatto di assoluta rilevanza e importanza, la supervisione dell'arranger di Nomisma Opera, che garantisce che tutto questo processo arrivi per poter conseguire il rapporto con gli istituti bancari, piuttosto che assicurativi, piuttosto che i soggetti investitori, per poter monetizzare in un'assoluta certezza di tutti i passaggi il credito che l'impresa si è caricata con lo sconto in fattura. Le condizioni che riguardano gli aspetti contrattuali, dove mettiamo in evidenza sicuramente quello, ripetiamo un po', quello che andiamo a fare, dove mettiamo in evidenza in maniera molto chiara che è un costo zero per il soggetto condominio, e mettiamo anche alcuni elementi riferiti alla durata del cantiere. È chiaro che ribadiamo che la proposta potrebbe subire alcune variazioni, qualora in fase di sopralluogo di dettaglio per fare il progetto o nella direzione del progetto emergessero elementi per cui abbiamo bisogno di portare alcune modifiche. La qualità e l'attendibilità di quello che facciamo è certa, e ci siamo presi dei margini di sicurezza per evitare situazioni spiacevoli, che sono due fondamentalmente. La simulazione sul massimo ammissibile di questo intervento sarebbe 1.170.000 euro. Avete visto che siamo arrivati alla metà di quello che potremmo ambire in termini di spesa massima ammissibile da parte della legge, e soprattutto il salto di classifica energetica, due indispensabili, ne abbiamo ottenuto 7. Il margine di poter dover fare una piccola retromarcia o cambiare alcune questioni
scendere una classe, aumentare dei costi è stragarantito all'interno di questi ragionamenti. Tutta questa configurazione è determinata in un lavoro fianco a fianco tra l'impresa e Nomisma opera nella determinazione non solo della parte progettuale che è più riguarda più l'aspetto di Nomisma, ma anche della parte soprattutto fondamentale per noi della redazione della computazione del computo metrico estimativo. Un computo deve essere articolato e organizzato in un modo preciso sulla base dei prezziari dei che andremo poi a condividere con l'asseveratore che dovrà garantire la chiusura del pacchetto. Io avrei terminato, Gianluca, mi fermerei qui, se ci sono delle domande sono ben lieto di potervi rispondere e grazie per l'attenzione. Perfetto, grazie a te Leonardo. Devo dire che questo tipo di accordo, piattaforma... Non ti sento, Gianluca. Sì, mi sentite? Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Ah, perfetto, ok. Ciao Nicola, grazie. Questo tipo di piattaforma è sicuramente molto molto interessante, questo tipo di accordo, diciamo, perché lo vedo positivo rispetto ai vari che si sono susseguiti nel corso del tempo in Italia, su tutto il territorio nazionale. Gianluca, sentiamo la tua voce? Però gli altri sentono. Sentite? Sì, sentiamo. Credo che tu sia... Ok, sei arrivato. Perfetto. Sì. No, mi sa che gli altri sentivano, forse eri col tuo PC. No. Okay. Perdonami. Non è nessun problema. No, ti dicevo, è sicuramente molto interessante l'accordo che avete fatto, anche perché l'aspetto positivo che vedo rispetto a tanti altri che si stanno, diciamo, susseguendo in Italia, dal momento che i lavori da fare sono tanti e quindi è giusto che ci sia una diversificazione del mercato. Però l'aspetto essenziale che vedo è che l'impresa fa il general contractor. Questo è un aspetto molto importante, perché è ovvio che l'arranger va a svolgere una funzione di controller, di gestione dei rapporti, di gestione del flusso del processo, sia in termini documentari, in termini anche di controllo. E quindi è bene che ci sia un soggetto verificatore esterno, anche a tutela di tutti i rapporti tra il condominio, l'impresa, i professionisti, un po' come succede nel mondo degli appalti pubblici, in cui esiste sempre un verificatore esterno al responsabile del procedimento, ai progettisti e alle imprese, che assolve un po' a un ruolo di, come dire, appunto arranger, cioè colui che facilita, di facilitatore. Quindi questo è un aspetto molto interessante, perché è premiante rispetto a mio modo di vedere questo, a casi in cui invece è un arranger che casomai fa da general contractor e quindi probabilmente non è neppure il suo main issue, diciamo, il principale core business dell'arranger. Quindi la piattaforma, diciamo, l'accordo, funziona, a mio modo di vedere funziona molto meglio rispetto a tante altre viste in passato. Congratulazioni per il tipo di accordo che siete riusciti ovviamente a trovare. Allora, io ovviamente se ci sono domande la chat è aperta. Nicola, che avevi preso parola, so che tu hai, l'ho detto all'inizio, una mattinata complessa, quindi avevo anticipato che ti saresti inserito intorno alle 10:30, devo dire che ci siamo. E per poi darò ovviamente dopo la parola al dottor Marcatile di Nomisma e do parola all'ingegner Massaro, che è il responsabile delle tecnologie edilizie all'interno, diciamo, di Ance Nazionale, un punto di riferimento, diciamo, dalle Alpi alle Piramidi sull'aspetto tecnico, possiamo dire così, Nicola? Un po'. Sei tra mezz'ora? Scusa un attimo, sì, c'ho un altro conference. D'accordo, grazie. Allora, scusate, ma è una giornata molto molto convulsa perché ci sono mille cose da finire. Sì, tra 20 minuti c'ho un altro webinar. Grazie Gianluca, ringrazio Ance Emilia. Marco Zandonavi ha fatto già diciamo un'ampia panoramica sul provvedimento, applicazione,
ciò che è ancora da chiarire, eccetera. Tu mi avevi chiesto un brevi flash sugli aspetti più tecnici, dove c'è ancora qualcosa da chiarire, ovvero qualcuno ha dei dubbi. Allora io intanto condivido lo schermo, così mandiamo un attimo, scusate, eccolo qua, ok, si vede? Sì. Perfetto. Allora, il DL 34 con la conversione in legge ormai più o meno lo conosciamo tutti. Il decreto MISE ancora non pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sia quello asseverazioni che quello requisiti ecobonus, e poi c'è il decreto MIT, asseverazioni per sisma bonus. Tra l'altro prima ponevi il quesito a Marco sull'allegato B, e questo oltre l'Agenzia delle Entrate l'abbiamo già sottoposto al Ministero chiedendo modifiche, perché per come è stato formulato quell'allegato B, diciamo, non è ben chiaro come applicarlo nel caso di sisma bonus acquisti, quindi demolizione e ricostruzione da parte delle imprese. E, ci dovrebbero a breve dare una risposta su se condividono le modifiche prospettate. Decreto asseverazioni ecobonus. Vediamo un po' qualche cosa diciamo riguardo anche i quesiti che arrivano da parte dei tecnici. Il tecnico dovrà, ecco, con le modalità indicate nel decreto, fare la trasmissione di queste asseverazioni. Ci sono le modalità di verifica e accertamento di queste asseverazioni, perché ricordiamoci, hanno introdotto anche dei criteri di verifica di ciò che viene inviato, e anche delle sanzioni per chi evidentemente invia certificazioni infedeli o certificazioni o attestazioni infedeli. L'asseverazione è compilata online sul portale dell'Enea, viene stampata, firmata, ritrasmessa all'Enea, che a questo punto invia al tecnico quella ricevuta di trasmissione con il codice identificativo attribuito, di cui diceva prima Zandonà. E poi l'asseverazione è trasmessa o in corrispondenza dei SAL intermedi, ovvero entro 90 giorni dal termine dei lavori. Controllo dell'Enea, dicevamo. C'è un controllo automatico, diciamo, di regolarità, di corretta compilazione dell'asseverazione, ma non chiaramente nel contenuto, e rilasciano appunto il codice identificativo. Ci sono controlli a campione, dicevamo, controlli da parte dell'Enea. E l'Enea prepara un programma annuale da sottoporre al Ministero di controlli su almeno il 5% delle asseverazioni annualmente presentate. E peraltro c'è questo 5% invece diventa 100% per le asseverazioni relative a interventi avviati prima del 1 luglio 2020. E poi su questa percentuale almeno il 10% delle istanze sottoposte sarà sottoposta anche a un controllo effettuato pure in cantiere, controllo in situ. Quindi c'è 5% controllo, diciamo, documentale, con eventuale anche richiesta di approfondimenti, ulteriori documentazione, e poi un 10% di questi hanno anche il premio di essere controllati anche in situ. Quindi, insomma, attenzione ai controlli. E poi, vabbè, i risultati vengono comunicati all'Enea, ci sono, se confermate, diciamo, le osservazioni di Enea, il Ministero eroga la sanzione pecuniaria da 2 a 15 mila euro a carico del tecnico, e poi c'è l'ulteriore parte che è molto più, diciamo, più problematica, che queste contestazioni, se confermate, diciamo, il MISE le comunica anche all'Agenzia delle Entrate, al Ministero dell'Economia, per i successivi adempimenti, quindi revoca dell'incentivo sostanzialmente. Quindi attenzione alla corretta compilazione e, insomma, contenuti corretti di queste asseverazioni. E, decreto ecobonus. È stato un decreto, diciamo, bello corposo, ce l'ho qua davanti e ogni volta che lo guardo e lo stoglio diciamo, mi preoccupa, perché ecco, ha rifatto un po' il quadro di tutti gli incentivi eco, quindi ha aggiornato il precedente decreto, includendo anche quelli del 110, quindi sono tutti nello stesso decreto, e con a volte creano qualche problema anche di corretta interpretazione sugli aspetti che realmente si applicano nel nostro caso.
andiamo a vedere requisiti tecnici, dicevamo prima. Allora, l'intervento trainante, quello dell'isolamento termico, che è un intervento importantissimo, perché ricordiamoci, se non riduciamo il fabbisogno energetico con gli impianti, diciamo, è difficile poi fare il salto di due classi, solo con gli impianti non è difficile. E comunque è importante ridurre prima il fabbisogno e poi magari soddisfarlo anche con fonti rinnovabili. Ma l'obiettivo, ricordiamoci, è anche gli edifici NZEB, diciamo, obbligatori in tutta Italia dal gennaio prossimo, anche nel settore privato, l'impostazione è quella lì. Edifici a basso fabbisogno, soddisfatto prevalentemente da fonti rinnovabili. Quindi, su questo, diciamo, una domanda che spesso perviene riguarda le superfici su cui posso intervenire per fare questo isolamento termico. Ricordiamoci che il decreto dice chiaramente che deve interessare più del 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio. La superficie disperdente lorda è quella che separa i volumi riscaldati dall'esterno, dal terreno, dai volumi non riscaldati tipo il vano scale, per esempio, un garage, una cantina o una soffitta. E su quelle superfici che io posso fare l'intervento agevolato poi al 110% se rispetto a tutti i requisiti. Quindi attenzione sempre a questo aspetto qua. E requisiti minimi, le trasmittanze sono state riviste rispetto ai precedenti decreti che ormai risalivano al 2008 e appunto questa è la tabella di riferimento. Nella tabella E del decreto del MINSE appunto avete i valori di trasmittanza che le strutture diciamo opache devono conseguire a fine intervento e avete i valori ovviamente suddivisi per zona climatica e ricordiamoci, diversamente dai precedenti valori, questi sono misurati ai sensi delle UNI N6946 e il calcolo delle trasmittanze non include il contributo dei ponti termici. Quindi questo qua è importante da sottolineare. E, inoltre, diciamo, è ancora presente, diciamo, il requisito, come previsto inizialmente dal DL 34, che i materiali isolanti debbano rispettare anche i criteri minimi ambientali, i CAM dell'11 ottobre del 2017. Questa è la tabella di riferimento, percentuale di prodotto riciclato recuperato in funzione delle varie tipologie di materiale usato e di come si presenta, se come pannello o come materiale sfuso da insufflare o spruzzo o isolante in materassini. E ovviamente, cosa importante per i progettisti e per le imprese, avere le certificazioni previste dal decreto che attestano appunto che quel materiale lì risponde ai requisiti CAM. Questo diventa fondamentale, perché se no, diciamo, sarà difficile dopo asseverare la correttezza dell'intervento. E questo, vabbè, oltre, diciamo, normalmente comunque hanno anche la marcatura CE, materiali isolanti, la maggior parte sono marcati CE, e poi c'è appunto il requisito CAM con le dichiarazioni ambientali di prodotto previste dal decreto. E gli impianti, sugli impianti, diciamo, in fase di conversione la legge ha allargato un po' diciamo, il numero di impianti ammessi come impianti per gli interventi trainanti e quindi ha introdotto anche, vedete, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento, quindi anche quelle spese là possono essere ricomprese e questo qua, diciamo, non come tipologia di impianto tra quelli trainanti. E anche per le unifamiliari oppure, diciamo, gli edifici quelli funzionalmente indipendenti, anche qui c'è stato un aumento di casistica di impianti permessi, quindi sono state introdotte le caldaie a condensazione in classe A che inizialmente non c'erano, poi pompe di calore, anche ibride geotermiche, anche abbinati ad impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, quindi, come dire, il massimo sfruttamento di una pompa di calore è quando, pompa di calore elettrica, è quando c'è anche una fonte rinnovabile che l'alimenta e quindi questo mi darà un grandissimo vantaggio anche in termini di miglioramento di classe energetica. Poi ci sono i microcogeneratori, collettori solari, caldaie a biomassa, classe 5 stelle nelle aree non metanizzate e anche qui allaccio al sistema di teleriscaldamento. Ricordiamoci, per entrambe queste ultime due tipologie di l'impianto sono esclusi i comuni, quelli ricompresi nelle procedure di infrazione europee
che vedete citate in fondo alla, alla slide. Sì, sono quelle sulla qualità dell'aria, in quel caso là non è possibile. I requisiti minimi, anche in questo caso, sono stati, diciamo, ricompresi appunto nel decreto MISE del 6 agosto e sono elencati, ora non, chiaramente non li possiamo vedere perché sono tantissimi, però sono ricompresi dove? Nell'allegato A al decreto e poi in tre allegati specifici, l'allegato F che riguarda le pompe di calore, l'allegato G impianti e apparecchi a biomassa, allegato H collettori solari. Quindi i riferimenti in termini di efficienza degli impianti sono in questi allegati al decreto. E ricordiamoci pure che nel frattempo, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 48 che ha recepito l'aggiornamento della direttiva europea sugli edifici, l'ENEA ha anche aggiornato una delle FAQ, quella sulla definizione di impianto termico, con la 9D, la FAQ 9D sull'ecobonus, l'ha aggiornata ovviamente in linea con la definizione contenuta nel nuovo, diciamo, nell'aggiornamento del decreto legislativo 192, appunto, fatto tramite il decreto 48 del 2020 di quest'estate. Quindi questa è la definizione di impianto che ci serve perché? Perché gli edifici per accedere agli incentivi devono essere non solo esistenti ma dotati di impianto termico e questa è la definizione. Quindi se hanno un impianto di questo tipo qua, diciamo, soddisfa il requisito per accedere all'incentivo, non solo del 110 in realtà, di qualsiasi incentivo di ecobonus. E per gli impianti fotovoltaici abbiamo visto la legge già da subito aveva una certa predisposizione, diciamo così, per gli impianti fotovoltaici e tant'è vero che li incentiva in maniera anche sostanziosa e ciò che mancava, manca ancora ma diciamo il ministro sembra che l'abbia già firmato il decreto. E che cosa? Beh, questi impianti fotovoltaici installati con, diciamo, utilizzando il maxi bonus del 110%, ricordiamoci che per legge appunto devono essere connessi alla rete elettrica e dice la legge che nel caso l'energia non fosse autoconsumata in sito, ovvero non condivisa per l'autoconsumo, deve essere ceduta al GSE. E poi diceva la legge, con decreto il MISE individuerà i limiti e le modalità per l'utilizzo e la valorizzazione dell'energia condivisa prodotta appunto dagli impianti incentivati al 110%. E questo è il decreto che attendiamo, insomma, anche questo qua credo che sia andato già, dovrebbe essere già andato alla Corte dei Conti per la registrazione, però diciamo sarà l'ultimo decreto che va a chiudere i decreti previsti dal DL 34 di quest'anno. E, sì, il discorso delle comunità energetiche rinnovabili, diciamo, anticipa un po' il recepimento che dovremo fare della direttiva appunto sulle fonti rinnovabili, che prevede proprio questo allargamento di modalità di utilizzo dell'energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici appunto nel condominio, comunque delle comunità energetiche che si vanno a costituire, che hanno, diciamo, che hanno la caratteristica che se sono costituite come enti non commerciali appunto, o condomini, e questo potrà essere un caso molto frequente, e l'esercizio di questo impianto fotovoltaico fino a una potenza massima di 200 kW, dice la legge, non costituisce esercizio di attività commerciale abituale. Quindi diciamo, superiamo i problemi che fino ad oggi abbiamo avuto nel poter, diciamo, condividere l'energia che magari sul nostro edificio produciamo ma non consumiamo contestualmente e non vogliamo immettere in rete magari per un uso più efficiente. E, una cosa che dico sempre è ricordiamoci che non basta rispettare i requisiti minimi, la trasmittanza, il CAM, eccetera. Ricordiamoci che questo è un intervento di efficientamento energetico. Quindi la norma madre, a parte il DPR 380, diciamo in generale come norma quadro sull'edilizia, ma ricordiamoci che il 192 del 2005, con le sue modifiche e integrazioni successive, vige sempre. Quindi il tecnico dovrà fare riferimento al 192 e soddisfare le ulteriori requisiti e richieste fatte dal DL 34. Questo. E quindi non solo quello lì, ma con anche gli altri decreti, diciamo, decreti attuativi del 2015,
norme per la sicurezza antincendio, marcatura CE appunto dei materiali utilizzati, promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, decreto legislativo 28, eccetera. Quindi bisogna sempre tenere presente tutti i provvedimenti che governano la materia. Facciamo un approfondimento, perché anche ieri mi è arrivata una domanda di questo tipo qui, sull'APE. Prima Leonardo parlava appunto di APE pre e post intervento. Perfetto, c'è ancora qualcuno che non so se per scarsa approfondimento diciamo dei decreti o peraltro fa ancora un po' di confusione. Questo attestato l'APE ante e post intervento, a cosa serve? Serve a dimostrare il miglioramento di due classi. Quindi accedo all'incentivo. Quindi è un'APE, probabilmente avrebbero fatto meglio a scrivere anche, non so, di progetto, a indicarlo esplicitamente, perché c'è ancora tanta confusione. È vero che lo chiamano APE, è vero che che dicono che è fatto secondo le regole del 192, quindi le norme di riferimento sono quelle lì, ma attenzione, non ha la validità dell'APE nostro, quello che noi intendiamo quando andiamo a vendere o a locare un edificio. È un'APE di progettazione, quindi progettista, infatti dice il decreto chiaramente, tecnico abilitato, anziché progettista, anziché direttore dei lavori, fa questo APE qui. Lo fa prima dell'intervento, quindi situazione ex ante, progetto il mio intervento e vado a vedere cosa faccio, dove arrivo. Miglioro di due classi, perfetto. Quello là, quell'intervento là c'è da 110 e questo è l'APE pre-post intervento. Quindi non è quello che si trasmette al catasto regionale, per intendersi. Anche perché, ricordiamoci, un APE, inteso come 192, deve essere fatto, prima cosa, da un tecnico terzo, che non ha preso parte alla progettazione, alla costruzione, che non sia in rapporto di parentela fino a quarto grado con il proprietario dell'immobile. Quindi tutti i requisiti che appunto abbiamo detto il decreto non chiede. Quindi specifica proprio, dice, lo può fare il progettista, quindi già capiamo che non è quella per lì. Non solo, là però si fa a lavori ultimati, non a lavori progettati. Quindi l'APE è quello che trasmettiamo al catasto, lo si fa a lavori ultimati, mentre qua serve prima. E inoltre, questo, come abbiamo visto prima, è allegato alle asseverazioni, e le asseverazioni possono essere fatte anche a stati d'avanzamento lavori, quindi non a fine lavori. Questo per dire che questa APE qua probabilmente sarebbe servita così una definizione più puntuale da parte del decreto del Ministero, però non è l'APE di fine lavori. Quello è un altro APE, e quello è obbligatorio, peraltro, quando finiremo i nostri lavori, perché dice il 192, con i suoi decreti, quando faccio un intervento che migliora sostanzialmente la prestazione energetica dell'edificio, sono costretto a fare l'APE di aggiornamento, diciamo, perché ho cambiato la prestazione, l'ho cambiata radicalmente. In questo caso qua, visto che viene richiesto un salto almeno di due classi, diciamo, rientriamo in pieno in quella fattispecie. Quindi distinguiamo APE e post intervento, ricordiamoci sempre mettere tra parentesi di progetto, perché è quello relativo alla fase progettuale, e poi c'è l'APE finale, ma quello è il classico APE. E quindi questo è quello che è l'approfondimento che vi volevo fare per chiarire, perché ancora c'è tanta confusione in giro. E, tanto più che l'APE, ricordiamoci, l'APE da 192 è un'APE che si riferisce alla singola unità immobiliare. In questo caso, nel nostro decreto 34, invece, viene chiesta un'APE complessiva, nel senso un'APE per l'intero edificio, questo pre-post intervento, perché la finalità della legge è quella di avere un edificio nel suo complesso che migliori di due classi. Il che significa che probabilmente non tutte le unità immobiliari comprese in quell'edificio avranno un miglioramento di due classi. Magari ce ne sarà una che ne avrà di tre, una che ne avrà di una classe, ma l'importante è che nell'insieme l'edificio migliori di due classi. Questa è la finalità della legge. E quindi possiamo saltare questi approfondimenti qui. Sulla congruità delle spese, di cui si diceva prima, altra domanda che ancora ieri
ma diciamo nel decreto poi è chiarito bene che cosa deve fare, pardon, cosa deve fare il tecnico per questa congruità. Beh, il decreto, l'allegato A, punto 13, specifica che in questi casi il tecnico abilitato allega all'asseverazione anche il computo metrico e assevera appunto che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento. Come fa? Qua c'è ancora qualcuno che chiede, anche se mi sembra sia scritto abbastanza chiaramente. Lo può fare o facendo riferimento ai prezzari regionali o, come dice la lettera A, in alternativa ai prezzari regionali il tecnico può riferirsi ai prezzi riportati, diciamo, nei prezzari quelli editi dalla DEI. Quindi è un'alternativa, non c'è uno che prevale sull'altro, è una scelta libera del tecnico. E ne può scegliere uno, non può fare un mix. O scelgo regionale o scelgo DEI. Questo è anche chiaro se andiamo a vedere pure i prezzari, i modelli di asseverazione che contengono un campo per indicare il prezzario e l'anno di pubblicazione. Questo è che andrà compilato anche nell'asseverazione. Quindi scelgo o regionale o DEI, non ho altra possibilità. E poi, diciamo, ad aggiungere spiegazioni, il decreto stesso prevede, dice, ma se per caso nel prezzario che hai scelto dovesse mancare una voce o una parte, diciamo, dell'intervento da eseguire, e allora sostanzialmente ti andrai a creare la tua voce di costo in maniera analitica, come normalmente si fa nei, diciamo, anche nei lavori pubblici, ma insomma è normale. Scusa Nicola, sì. C'è l'ingegner Marcatilli che deve andare via perché il suo intervento alle 11 aveva un altro webinar, se puoi rivolgere al termine. Ho chiuso, perché diciamo sul sisma bonus è stato già detto prima, quello che volevo mettere in evidenza era appunto che c'è questa incongruenza da chiarire sull'allegato B e anche sugli altri allegati veramente a cascata, speriamo di farlo a breve. Io con questo ho concluso e lascio la linea. Grazie a te. Ecco. Grazie. Do subito la parola al dottor Marcatilli proprio per un intervento dal momento che alle 11 deve andare via, quindi qualche minuto c'è ancora. Prego. Sì, vi chiedo scusa, grazie Gianluca, ma intanto non sono un ingegnere, quindi aggiungerei poco a questo seminario tecnico. Io sono un economista nella vita, sapete che gli economisti fanno dei danni in genere, in questo caso insieme a Nomisma abbiamo deciso di impegnarci sperimentalmente sui territori di Bologna, Ferrara e Modena con ANCE Emilia per poter aiutare un processo complicato che rischia di vedere vanificare una misura economicamente necessaria ma da portare, diciamo, a termine. Allora noi abbiamo visto tre questioni, leggendo anche un po' il titolo di questo seminario. La prima è, sicuramente il super bonus è la più grande misura espansiva del secolo, potrebbe essere la più grande misura regressiva, perché in questo momento, dalla nostra esperienza sul campo, le famiglie più in difficoltà e meno equipaggiate fanno molta fatica a entrare in questi ragionamenti, e non c'è una chiarezza, come dire, sociale, ancora prima che tecnica, che li aiuti a indirizzarsi in un percorso. E quindi la mia mamma di turno rinuncia facilmente a questo tipo di opportunità. La seconda è che il super bonus rischia di tagliare fuori dal mercato chi non può comportarsi da grande general contractor, perché la complessità che ascoltavo anche in queste ultime parole è aumentata. Se voi parlate con gli istituti finanziari, addirittura hanno affidato a delle società in outsourcing la verifica di tutto quello che i tecnici nel processo Superbonus mettono in campo, quindi c'è una complessità più che raddoppiata rispetto a
alle precedenti esperienze. Quindi il valore del superbonus sta più nel processo che nel contenuto tecnico, probabilmente, ma se sta nel processo significa che le piccole e medie imprese e le piccole società di progettazione sono quelle più in difficoltà. Allora, per ovviare a questi due punti, noi abbiamo messo in campo una iniziativa, non è l'unica, non è la migliore, assolutamente, ma che vuole introdurre un coordinamento a 360 gradi sui tre aspetti. Noi trattiamo sempre quello tecnico, economico, procedurale, quello di realizzazione e di rendicontazione, ovviamente fondamentali. Ma prima di tutto questo c'è la relazione con la famiglia, con i condomini, con l'utente, che oggi trova, diciamo così, tanta domanda e poca risposta. Se voi chiedete, diciamo, in giro, ci sono pochissime persone che sanno districarsi, sanno chi chiamare, ricevono pochissime informazioni, molte imprese o general contractor non sanno darle, e soprattutto ci sono pochissimi soggetti che instaurano delle relazioni, come dire, più sociali con questi soggetti. Quindi un coordinamento è necessario, introducendo questo primo aspetto, che è un aspetto più soft, prima ancora di elaborare poi l'offerta vincolante e di andare a declinare tutto il percorso tecnico e di asseverazione che raccontavate. Che cosa vogliamo fare noi? Vogliamo arricchire le società di progettazione, le imprese, di tutti questi aspetti che faticano a trovare. E abbiamo ideato questo soggetto arranger, che in un qualche modo, come dire, è riconosciuto anche dal mondo finanziario, quindi per noi, a noi questo fa piacere. Poi però nel titolo del vostro seminario avete inserito per la rigenerazione urbana. Noi qui ce lo dobbiamo dire chiaramente, tutto questo non ha niente a che fare con la rigenerazione urbana. Cioè non è che se riqualifichiamo 400 condomini in Italia noi abbiamo fatto rigenerazione urbana. Qui noi abbiamo posto un tema ancora non affrontato, cioè del fatto che nel superbonus finiranno probabilmente le ultime risorse pubbliche vere, al prescindere da quelle del recovery, che lo Stato spenderà. Allora ci siamo chiesti se di fronte a tante risorse pubbliche non ci possa essere una regia pubblica. In questo caso c'è bisogno di un protagonismo dei sindaci, che in questo momento non vediamo, nell'immaginare un altro tipo di intervento, cioè immaginare degli interventi su più larga scala, magari con spicchi di città, dove far confluire 10-15 condomini, quasi un'idea di quartiere, e costruire insieme alle imprese più strutturate dei progetti di partenariato pubblico-privato che possano, da un lato, costruire, realizzare interventi di riqualificazione degli edifici, ma al contempo anche interventi di qualificazione dell'ambiente urbano dove questi edifici sono inseriti. Ci stiamo provando insieme ad Audis, che è l'associazione che si occupa di rigenerazione urbana in Italia, partecipata a livello sia pubblico che privato. Abbiamo alcuni casi pilota, però quello è l'unico fronte, diciamo così, più complesso che noi stiamo affrontando. Però in questo momento la priorità è la signora Maria, la piccola famiglia, quella poco equipaggiata, che senza un accompagnamento, un coordinamento, fa molta fatica a muoversi in questa complessità, e un supporto all'impresa e alla società di progettazione che senza un soggetto che li guida fa fatica ad essere riconosciuta dal mondo finanziario, per cui ci stiamo muovendo in questa duplice direzione come tanti altri soggetti stanno facendo. Arrivo, grazie Marco, grazie dell'intervento. Sì, la rigenerazione urbana è un titolo ampio, però volutamente messo proprio perché l'intento è anche quello di cercare di pensare gli interventi non soltanto per le due classi energetiche e per la parte sismica, ma anche per la capacità dell'intervento di essere in qualche modo un modo per riabilitare l'estetica degli edifici, per riabilitare
le funzioni anche degli edifici, cioè questo è un po' l'intento, quindi rigenerazione nel senso più ampio del termine. Poi è chiaro che un intervento areale sarebbe auspicabile, però se ciascun edificio riesce in qualche modo ad intervenire anche sulla parte estetica e funzionale in maniera ottimale, sicuramente il patrimonio tutto ne ha un beneficio. Era anche un po' questo il tema, diciamo, il termine rigenerazione urbana è un termine molto ampio, sicuramente hai ragione, è un'ambizione complessa da raggiungere. Ecco, do la parola all'ingegnere Di Massarenti, che è il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Ferrara. Lo ringrazio anche perché è riuscito a staccarsi da un altro webinar sempre sul Remtec del Consorzio di Bonifica, e quindi sta intervenendo dall'Ordine degli Ingegneri, e ti do la parola appunto perché i tecnici, come ci siamo detti nelle sessioni precedenti, negli interventi precedenti, hanno un ruolo fondamentale attraverso le asseverazioni, quelle da inviare all'Enea, quelle da tenere agli atti, attraverso il dialogo con le imprese, il dialogo con chi deve emettere il visto di conformità per la parte fiscale. Prego. Grazie, grazie Gianluca, e ringrazio tutti per l'invito. Un saluto a tutti i colleghi che prima di me hanno parlato ed hanno illustrato questo importantissimo tema. Io mi scuso perché, come anticipava Gianluca, purtroppo sono in parallelo in un altro incontro dove tra l'altro intervengo direttamente come anche relatore, per cui mi è proprio impossibile soffermarmi con voi, ma ho voluto comunque portare un saluto perché questo argomento è di estrema attualità. Di estrema attualità sarà sicuramente, speriamo, di incentivo per il rilancio di una situazione che sia per i professionisti, che questa situazione conosco bene, ma penso anche indirettamente conosco la situazione delle imprese, ha subito un grosso colpo con il lockdown. Quindi ecco, diciamo, questa nuova opportunità che ci si presenta deve essere assolutamente colta, e quello che posso dirvi, purtroppo non avendo seguito il webinar non riesco ad entrare o commentare, anche se mi sarebbe piaciuto un po' la presentazione che è stata fatta, magari intervenire a tema. Posso solamente fare un auspicio e una considerazione generale. Già con l'eco bonus e con gli altri strumenti, sisma bonus che c'erano in passato, il progettista aveva sicuramente un ruolo. Questo ruolo è stato assolutamente enfatizzato con questo nuovo strumento del super bonus. Perché dico questo? Perché, come ho avuto modo anche negli ultimi minuti di capire dalle presentazioni che sono state fatte, ma comunque ecco, lo possiamo tranquillamente vincere dai decreti pubblicati in pubblicazione, la fase progettuale diventa essenziale e fondamentale. Bisogna aggiornare diciamo anche i nostri vecchi modi di progettazione, in quanto, come avrete visto sicuramente, tutti i parametri prestazionali dell'edificio sono ovviamente stati rivisti in maniera da garantire una maggiore efficienza dell'edificio. Quindi anche qui ovviamente per i professionisti, diciamo, sicuramente, non voglio dire che è scontato, ma quasi passare con naturalezza a questi nuovi parametri da rispettare. Sicuramente non lo è altrettanto per il nostro committente finale, che spesso si rivolge a noi e ha già in mente magari sull'esperienza pregressa interventi che proprio non è che siano conformi ai nuovi requisiti richiesti. Per cui da parte dei tecnici sicuramente, che svolgono una prima interfaccia, almeno per quella che è la mia esperienza, ecco, tra l'utente finale e quello che poi è il risultato finale che dobbiamo ottenere, sicuramente è richiesto, come vi dicevo, un'attenzione particolare nel far capire queste nuove
prestazioni che devono essere raggiunte e quindi anche gli interventi come devono essere realizzati. Non solo, se mi consentite un po' un paragone, anche se non è forse strettamente calzante, ma ormai anche la progettazione dell'edilizia privata si avvicina a quella che è la progettazione delle opere pubbliche con questo nuovo superbonus. Io faccio molte opere pubbliche, per cui devo dire che mi sono ritrovato in moltissimi adempimenti che prima facevo con il pubblico, adesso doverli fare per il privato. Parlo dalla computazione, dalla rendicontazione e anche dalla una direzione lavori attenta, perché poi alla fine bisogna asseverare un risultato che, secondo me, il valore, se vogliamo ancora mantenere il confronto, di un collaudo in sostanza. Quindi questo nuovo approccio sicuramente è importante e deve essere anche fatto capire al nostro utente finale, perché chiaramente fino ad ora la procedura per i lavori diciamo privati, in edilizia privata, era decisamente più semplice. Oltre a questo rimane, anche se c'era già prima, una maggiore, e questo è anche fisiologico, che ci sia responsabilità da parte del tecnico, il quale comunque deve, come dicevi tu prima Gianluca, asseverare un percorso ed un risultato finale. Diciamo che questo, nell'ottica di quello che comunque abitualmente siamo chiamati a fare quotidianamente, non è una grossissima novità, se non magari nella forma, ecco, già chi progetta ora e poi alla fine fa collaudi, un po' questo percorso già lo segue. E la difficoltà è, come vi dicevo, calare tutto questo nell'edilizia privata, dove le procedure sono state un pochino più semplici per quanto riguarda bonus casa fino ad ora, e quindi diciamo è sicuramente dal mio punto di vista necessario ancora una fase di approfondimento su alcuni dubbi. Ho visto che alcuni, prima il relatore, ho potuto seguire solamente in parte il relatore prima di me, alcune cose sono state chiarite a livello nazionale, a livello anche regionale, stanno uscendo i primi interpelli, le risposte ai primi interpelli fatti anche all'Agenzia delle Entrate, e chiaramente ecco, quello che io dico è sicuramente dobbiamo partire, ma con prudenza e ovviamente assolutamente garantendo al nostro committente finale il risultato. Ecco, questo è da qui credo che proprio la progettazione diventi, il progettista diventino, assieme all'impresa che poi deve correttamente eseguire l'opera, figure fondamentali. Io mi scuso davvero, perché su questo tema avrei voluto, forse se ci fosse stata l'opportunità, parlare molto di più, affrontare altri temi. Purtroppo per un impegno preso in precedenza devo assolutamente scappare. Vi ringrazio per l'opportunità di aver portato i saluti degli ingegneri, dei professionisti. Vi auguro una buona continuazione e spero a presto di avere l'opportunità di confrontarci. Grazie. Grazie Edi, grazie davvero, sei stato gentilissimo ad intervenire, ti ringrazio e ci saranno sicuramente opportunità per confrontarci su quest'ambito, ti ringrazio. Grazie ancora, grazie. E a presto. Ecco, allora continuando, do la parola subito anche all'ingegner Mari, a Marco Mari, perché siamo un attimino, abbiamo un pochettino sforato le 11, Marco sta condividendo lo schermo, Marco Mari non ha bisogno di presentazioni, è vicepresidente del Green Building Council e persona estremamente esperta nell'ambito dei protocolli di sostenibilità a livello mondiale. Prego Marco. Grazie Gianluca, io ringrazio molto, devo essere molto rapido, davvero molto rapido, perché sto aprendo quello che in qualche modo dalla corretta segnalazione di Marco Marcatilli completa, no, questo tuo percorso che va nel merito verticale, e adesso apriamo un prossimo proprio sul decreto legge semplificazioni e sul tema della rigenerazione
e del trovare un po' un approccio coerente. Io mi trovo molto, molto in linea con quanto dicevate, con due o tre problemi nei quali io mi permetto di evidenziare. Non passo per la presentazione del Green Building Council Italia e dico solo che aderiamo alla rete internazionale World Green Building Council anche per spiegare la settimana nella quale siamo, no? Quel logo del World Green Building Council, della World Green Building Week, e quindi per chiarire che in questo momento questo evento risuona in oltre 70 altri paesi del mondo direttamente con un'infinità di eventi specifici. Questa è la community dei Green Building Council a livello mondiale. Viceversa, mi preme per provare a dare due fili conduttori di cose che ho ascoltato con grande interesse, dire che insomma la filiera edilizia, lo sappiamo, è la filiera più ampia in generale, ma è anche quella che può produrre più lavoro ma più impatto. Ecco, impatto che non è solo energetico, è un impatto che ha a che vedere con più variabili, non solo il consumo di suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di CO2, l'uso di acqua, le materie prime. E se non progettiamo per le persone, perché qualche volta diciamo nel tempo ci siamo un po' sbagliati, no? Abbiamo progettato le case per l'economia, non per le persone. Ecco, questo l'abbiamo capito, non è più possibile, le attuali crisi ce lo chiariscono, quindi se non le progettiamo per le persone corriamo il rischio di fare ancora più danni, vuoi perché le persone vivono all'interno degli edifici e quindi ci respirano e si ammalano se non stiamo attenti, e vuoi perché, come dire, il tema della sostenibilità, se è solo legato al tema energetico, si dimentica dei pezzi, no? Ecco, noi abbiamo più del 30% del patrimonio immobiliare fatto da edifici storici, testimoniali, che sono un valore, un bene incredibile, sono la nostra radice culturale, radice che ogni paese ha a livello mondiale, ma noi in maniera più estrema. È chiaro che una efficientazione che non tenga conto del parametro delle radici culturali e degli edifici storico-testimoniali sarebbe un minus, ma sarebbe un minus anche per quanto riguarda le capacità che noi abbiamo in Italia. La competenza progettuale realizzativa nell'ambito degli edifici storico-testimoniali è la più alta al mondo, e quindi forse anche la nostra maniera di far vedere che l'Italia è molto capace e può indicare una strada. Detto ciò, il punto è proprio qua, in questa foto. Se parliamo solo di un elemento, solo di energia, solo di sisma, solo di altro, non li colleghiamo, perdiamo l'approccio che ogni consumatore ha. Siamo abituati a vedere etichette che ci danno indicazioni sull'ambito complessivo, siamo abituati a vedere contenitori che vengono progettati per essere recuperati e riutilizzati, perché se no, come sappiamo, fanno danno. Ma questo tipo di approccio non è molto seguito quando si tratta di prodotti complessi, e invece è fondamentale che venga visto. Quindi non solo energia, ma anche acqua, emissioni, quindi il tema della decarbonizzazione, ma anche i materiali che utilizziamo, i sistemi, i prodotti, oltre che tutte le altre componenti nel quale un sistema così complesso come un edificio deve operare. Ecco, è già stato detto in più modi, lo ha detto l'amico Nicola Massaro, ma l'ha detto in maniera molto semplice e diretta l'amico Massarenti. E siamo passati in un ambito in cui lui, Massarenti, dice: io progetto per le opere pubbliche, mi trovo sistemi di rendicontazioni nell'ambito privato. E certamente, ed è chiaro che sarà sempre più così. Provo a dare in due parole un quadro, poi vi dovrò lasciare, ma il motivo è semplice: bisogna misurare l'impatto di questa filiera, e ci sono i modi. Quindi non è solo green public procurement, ma è green procurement in generale. Su questo i CAM, come sappiamo, nell'ambito pubblico hanno fatto strada, ma i CAM ormai, abbiamo visto, hanno fatto un salto di specie, perché definiscono degli indicatori ambientali che non sono propri di un edificio pubblico, sono propri di un edificio. I CAM ci aiutano e hanno, come dire, è stata una cosa incredibile che il mondo pubblico ha avvicinato il mondo privato, li ha messi in relazione con gli strumenti che il mondo privato nel mondo usa, i protocolli energetico-ambientali, rating system nazionali e internazionali. E su questo, attenzione, io sottolineo che quanto diceva Marcatilli giustamente,
che la signora Maria o il signor Marco si perdono, però non ha risposta nel troviamo i soggetti che li guidano. Perché il soggetto non risolve il problema si risolve con un metodo chiaro, non con un Superman, perché se ragioniamo dei Superman, e allora da questo punto di vista mi sembra che avremo dei problemi, il problema invece si risolve con un metodo. Ecco, allora il metodo che l'Europa ci indica è il seguente: i CAM danno obiettivi territoriali, quindi nazionali, a livello nazionale, perché bisogna porre obiettivi sfidanti su economia circolare, energia, acqua, emissioni e quant'altro. Ecco, questi vengono utilizzati e rendicontati non come singolo parametro ambientale, ma come sistema edificio, con strumenti che nascono proprio dal privato, che vengono messi insieme da tutti gli attori della filiera. Questo si chiude con l'Europa che dice: bene, questi sistemi utilizzati dal privato, e questa è una concessione enorme alla filiera del mondo delle costruzioni e della progettazione, vengono rendicontati da un sistema di reporting che si chiama Levels. Levels è il framework che l'Europa, la DG Ambiente, ha definito. Abbiamo fatto l'apertura con la responsabile Circular Economy and Construction della DG Grow il 21, che ci ha chiarito che Levels è stato creato per essere il sistema di reporting del Green New Deal. Quindi nessuno ha parlato del pezzo successivo, stiamo parlando dell'asseverazione energetica, che come sappiamo è parzialmente scollegata dall'approccio completo che l'Europa ci chiede. E quindi questo framework di rendicontazione bisognerà pure indirizzarlo in qualche modo, se no produrremo non il debito buono di cui ha memoria di recenti, ma produrremo un debito dell'immediato che finisce su mettere la caldaia piuttosto che un altro pezzetto, ma non risolve l'obiettivo vero, che è duplice: uno, rilanciare l'economia, e due, ridurre gli impatti che stanno generando i problemi nei quali noi siamo oggi. Levels lo abbiamo testato come community italiana, come Green Building Council Italia per la DG Environment, e abbiamo anche avuto nel merito l'evidenza che la filiera italiana è molto capace, ed è semplice perché abbiamo grande qualità progettuale, grande qualità realizzativa delle opere. Bisognerebbe ricordarselo, questo Angelo dovrebbe ribadire e sottolineare in mille modi: non serve un soggetto che guida, siamo molto capaci nella nostra filiera, e anche perché rispetto agli altri paesi abbiamo una normativa ambientale cogente più elevata di qualsiasi paese. Forse è il caso di dire che in qualche modo rispetto agli altri non siamo pizza e mandolino piuttosto che altro. Forse sarebbe arrivato il momento di dare anche una sterzata verso un orgoglio della nostra qualità realizzativa. E tutto questo viene declinato dall'Europa per un obiettivo semplice: bisogna andare a parametrare dove stiamo andando con gli obiettivi sul clima. Gli obiettivi sul clima sono fondamentali. Dei 17 obiettivi, 11 sono relativi alla parte dell'edilizia, che impatta direttamente dell'ambiente costruito, quindi se non applichiamo lì vuol dire che non arriveremo mai al risultato. E da ultimo il tema dell'edificio come sistema: se non è visto come sistema non c'è più bisogno della progettazione, ma ci ha detto Edi Massarenti, guardate che stanno chiedendo rendicontazione, rimette al centro la progettazione, ed è così. E se non diamo regole chiare, quindi abbiamo solo bisogno di soggetti che guidano, voglio vedere le piccole aziende come faranno, soprattutto le imprese di costruzione. Ricordiamoci quindi, per chiudere, e vi lascio la vostra descrizione, che abbiamo un quadro che ci delinea obiettivi nazionali da un punto di vista ambientale, e quindi anche adesso interventi economici per generare lavoro. Questi devono seguire regole che sono le regole di trasparenza che il privato ha definito, non il pubblico nel merito, perché questo fa sì che siano applicabili in maniera sostanziale dal privato. Si deve collegare ad obiettivi europei e deve traguardare obiettivi di carattere più alto in una strategia a medio 2030, lungo 2050, come l'Europa ci chiede. Se non questo accadrà, noi
perderemo l'opportunità. Un mattone è un ottimo strumento per costruire, ma se male usato è un'ottima arma per darla in testa a qualcuno. Non perdiamo questa opportunità. E ricordiamoci che poi alla fine quello di cui stiamo parlando è un sistema, che è un sistema integrato. La frase più laica e potente che io ho trovato è questa: pensavamo di rimanere sani in un mondo malato. Bene, siamo nella condizione di fare, io credo, un salto di qualità. Io credo che tutti gli attori, grazie Gianluca, grazie Remtec, grazie un po' a tutti quelli che hanno contribuito, io credo anche come coordinatore scientifico insieme a Munafò dell'ambito Regenera City, in questo, come Gianluca sa, è fatto insieme a due ambiti, abbiamo fuso le anime di Remter per poterlo fare, ecco, è arrivato il momento forse di pensare di fare le cose assieme. Ma le cose non si risolvono con il santo che arriva, non si risolvono con il soggetto che guida, non abbiamo bisogno di persone o soggetti che guidano più di altri, abbiamo bisogno di regole da applicare. Il punto è che queste regole esistono, è ora di applicarle. Mi auguro che quindi si guardi non solo la soluzione del problema per la signora Maria o il signor Marco, che ne hanno grandissima necessità, ma si segua a collegarli a quello che è l'ambiente più ampio nel quale dobbiamo operare. Grazie. Perdonate se dovrò lasciarvi, apro il prossimo convegno e vi invito a venirci di nuovo. Perfetto. Grazie Marco, sempre puntuale e sempre preciso nelle tue puntuali grazie osservazioni. Grazie, in bocca al lupo per l'altro convegno. Grazie. Chiudiamo la sessione giornaliera con l'intervento conclusivo di Adriano Paltrinieri, vicepresidente di ANCE Emiliaria Centro. Ovviamente nella chat ho visto non ci sono altre domande, quindi Adriano puoi concludere. Comunque invito i presenti, se dovessero avere necessità, a fare delle domande. È ancora connesso e ringrazio Marco Zandonà, altrimenti puoi fare le conclusioni e quindi ringraziare un po' tutti gli intervenuti. Grazie. Sì, grazie Gianluca. Buongiorno a tutti. Fare le conclusioni dopo aver ascoltato tutti i relatori che hanno preceduto, che praticamente hanno detto tutte, dopo soprattutto aver sentito l'accorato intervento dell'amico Marco Mari, insomma non è proprio esattamente un compito facile. Cercherò di fare un po' il punto della situazione su termini di carattere generale. Intanto ringrazio tutti gli organizzatori, parte dei quali sono stati anche compagni di viaggio all'interno del Comitato Sismo di alcuni anni fa, del quale facevo parte. E grazie comunque per l'opportunità che mi ha offerto di portare un saluto dell'associazione che rappresento, dei miei associati. E rigenerazione urbana, è vero, è un termine, è presuntuoso dire fare rigenerazione urbana, però è anche vero che da qualche parte bisogna cominciare. Il nostro territorio è stato trascurato per troppo tempo, è stato messo nelle condizioni di sentirsi fragile e vulnerabile. Ecco che allora noi dobbiamo cominciare a rivedere un po' di arginare questa degenerazione, di pensare che i nostri fiumi, che i nostri laghi, che i nostri mari, il nostro territorio in senso generale, compreso l'edificato, ha bisogno di un'attenzione particolare. Ha bisogno di essere attenzionato davvero dopo tanto tempo in modo decisamente diverso. I messaggi che ci sta mandando in questo periodo il territorio sono proprio messaggi che ci danno l'idea di quanto il territorio sia stato trascurato. Ecco che allora pensare di vincere qualche vulnerabilità di questo territorio in termine sismico, in termine di contrasto al problema del territorio in generale,
ma il ad esempio non abbiamo parlato oggi di dissesto idrogeologico, che chiaramente non fa parte della tematica specifica trattata oggi, ma nell'insieme è un problema del nostro territorio. Il territorio grida vendetta, ci sta mandando messaggi inequivocabili, c'è poco da fare. Penso che sia il tempo, a seguito di questi messaggi che riceviamo dal nostro territorio, di cambiare paradigma, di inventarci un nuovo paradigma. Credo che sia tempo di ridare vita al nostro territorio attraverso interventi che siano innovativi, che rendano meno energivori e più sicuri i nostri edifici, i centri storici, le periferie, il patrimonio rurale in generale. Chiaro che il 110 oggi, legge potenzia che ha, è stato potenziato il decreto bilancio, al 110 fa intravedere alle nostre imprese una piccola luce in fondo al tunnel e mette in moto sicuramente tutta una serie di energie che sicuramente possono far altro che far bene al nostro paese. Credo che la nostra sia una grande barca, una barca all'interno della quale ognuno di noi deve fare la sua parte, ha un suo compito preciso. E finalizzato a che cosa? Finalizzato al potere continuare a navigare in sicurezza, immaginandoci anche un futuro, intanto che esista un futuro, e poi che sia un futuro possibile, un futuro sostenibile. Pertanto, a seguito di queste tante necessità, credo che quelle che sono le norme derivanti appunto dal decreto bilancio in merito all'ecosisma bonus, credo che siano assolutamente funzionali anche al sistema Italia, perché la ripresa del comparto edile porterà sicuramente, sarà trainante sicuramente per alzare il PIL nazionale, per trainare e far uscire fuori il sistema Italia da questo momento estremamente, estremamente difficile. Pertanto mi viene da dire che grazie a chi ha parte politica, posso dire, i protagonisti del dialogo sociale in generale hanno messo insieme queste norme, che hanno dato la possibilità di concepire, di pensare a uno strumento tanto efficace, almeno sulla carta, quanto complicato, devo dire, entrando nel merito, assolutamente complicato, ma che però dà un segno di speranza su quello che si vuole fare da grandi, quello che si può fare della nostra bella nazione. In più, quello che si può fare per risollevare questa economia, ovviamente. Noi sappiamo che il comparto edile gioca un ruolo assolutamente, assolutamente importante. Dunque, per merito di queste attività legate alle agevolazioni fiscali e in merito all'ECA e Sisma Bonus, devo dire che la possibilità che la nostra nazione esca un po' da questa situazione a dir poco pericolosa, secondo me, sono tante. Poi è chiaro che è difficile mettere insieme tutte quelle necessità, è difficile. I relatori che mi hanno preceduto, gli amici che mi hanno preceduto, le hanno dette, le ha elencate tutte. Metterli insieme creano da una parte un'ansia incredibile, perché il percorso è molto difficile, ma dall'altra parte aprono ad una speranza che sicuramente fino a qualche mese fa non era ipotizzabile. Dunque, grazie a tutto quello che sta avvenendo a favore delle nostre imprese, perché il nostro futuro oggi è legato molto a queste attività.
credo di non aver bisogno di dire altro. Ringrazio ancora tutti, grazie e auguro a tutti un buon lavoro. Grazie. Gianluca, a te. Gianluca, io ti riperso, io fine. No, no, eccomi. Ok, grazie Adriano, grazie, ci sono. E se non ci sono altre, diciamo, interventi, non so se Marco vuoi intervenire ancora, insomma, o chiunque è connesso, perché mi sembra che in chat non c'è stata alcuna altra domanda, saluterei il tavolo. No, se posso, io volevo dire solo una cosa. Molto prego, scusami. Cioè è stato evidenziato un po' la complessità della procedura, però due cose. La prima, all'utente finale, quindi al cittadino, la complessità della misura noi anche come messaggio dobbiamo mandare non interessa, cioè interessa il risultato e tutti gli adempimenti, le asseverazioni, le certificazioni, il visto di conformità sono compiti dell'impresa, del professionista, la prima cosa. La seconda, e mi è sembrato quasi un accenno di critica nell'intervento di Novis, ma su cui io onestamente non condivido pienamente, perché noi abbiamo collaborato con queste piattaforme, in particolare, come sanno tutti, con la Deloitte, adesso abbiamo fatto anche un accordo con Pricewaterhouse, che le banche, quindi sia Banca Intesa ma Unicredit, sia ovviamente BNP e Credit Agricole, con cui noi abbiamo fatto delle convenzioni, utilizzano effettivamente l'esperienza che hanno acquisito in questi anni, dal 2017, queste piattaforme, in particolare la Deloitte, per facilitare il processo. Ci sono ben 38 documenti da controllare e quindi persone e ovviamente queste piattaforme che hanno la conoscenza del contratto e di qual è la regolarità della documentazione aiutano e facilitano l'acquisto del credito da parte delle banche o direttamente da quelli che sono i beneficiari. Quindi è essenziale in questo momento il ruolo di queste piattaforme, perché hanno una professionalità indiscussa, hanno una capacità nel controllo della documentazione e quindi di garantire. Giusto un minuto e poi partiamo, va bene? La liquidità. Mettendo ancora qualcuno, saluto l'altro tavolo. Per accelerare proprio il processo di acquisto del credito. E quindi, secondo me, in questo momento gli unici soggetti che sono in grado di fare questi controlli non sono le banche, che sono nuove in questo tipo di controlli, in questo tipo di procedure, ma diciamo la collaborazione con queste piattaforme in questo momento è essenziale. Tra l'altro il costo di accesso di queste piattaforme rientra nell'importo della cessione del credito, quindi se le banche comprano 102 dal beneficiario o a 100 il credito dell'impresa, il costo del visto di conformità e il costo di tutti i controlli necessari, quindi il fee di queste piattaforme, rientra in questa percentuale. E quindi sostanzialmente, secondo me, in questo momento in cui c'è molta incertezza sul processo, diventano essenziali. Tutto qua. Grazie, ovviamente, complimenti per l'incontro. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a te, Marco, grazie a tutti. E ci vediamo alla prossima puntata. Grazie. A ieri. A presto. Ciao. Se no poteva essere anche un bel colore con giallo oro che prende un po' le gradine.